Vado. Posso Vai, arrivare alla vai. telecamera? La telecamera? Ah, scusa, è vero. Piccolo dettaglio. Ok. Bene, buonasera. Vi saluto sempre con grande piacere. Io in questa comunità sono sempre stato benissimo, anche se è una presenza un po' da ospite, diciamo così, da letterato insieme a tanti storici, ma dove da letterato ho imparato tantissimo. Editi, carteggi editi inediti. Una battuta su questo perché è una cosa su cui proprio lavorando tra i tanti carteggi di Dionisotti che ho letto, un altro enorme grafomane. È una riflessione che questa lettura del carteggio Agosti Dionisotti mi ha fatto pensare più che altre volte, perché sto facendo qualcosa che forse Dionisotti non avrebbe approvato. E Dionisotti aveva un senso fortissimo, netto, della differenza tra pubblico e privato. Talmente netto che riguardava non solo la differenza tra carteggi, insomma, interventi pubblici, ma anche la sua presa di posizione pubblica su cose che non riguardavano le sue funzioni. Quando gli chiedono di pronunciarsi, intervenire, di firmare cose, lui si rifiuta non perché non sia d'accordo, ma perché non è il suo compito. Lui fa una certa cosa, allora non mescolo i piani nemmeno a quel livello, quindi figurarsi su questo. Ecco. E non so, pensiamoci, al di là dei problemi che tante volte si presentano lavorando su Dionisotti e forse anche con altri, Antonello lo sa, ne abbiamo parlato, Dionisotti troverà anche qui, spesso è violentissimo nella vita ed è imbarazzante, ecco, tante volte pubblicare cose sue, ma in questo caso la cosa è anche più insomma, fa riflettere più, ancora più a fondo. Ecco, il carteggio di cui parliamo offre moltissimi spunti di interesse ed è infatti già stato utilizzato, anche citato frammentariamente, no? Sia in questa pubblicazione che è stata ricordata prima da Aldo, no? Se non sbaglio, dove si citano ampiamente e servono proprio alla ricostruzione. Cosa devo dire? Si dice che a cura No, no, certo, tutte le cose, esatto. Citato perché è lui che l'ha già citato qui. A cura di Paola e di Camilla Bergamasco e di Paola Agosti. E c'è nel racconto biografico successivo alle fotografie, e in moltissime occasioni si usano le lettere proprio di Agosti e di Dionisotti, ma è stato citato, usato anche da Borne nella sua biografia di Agosti. ma quelle lettere lì di cui voi avete parlato, famiglia, sono più di 500, come ha detto giustamente Aldo, stanno in quella che è diventata casa nostra e Esatto. sono accessibili a tutti. E sono alcune veramente come quelle di cui ha parlato Aldo, militare, Giorgio Militare, che si è quel d'Arborio, quella della nostra mamma, cioè c'è un patrimonio. No, 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 e tra l'altro mi capiterà anche, tornerò su passi che sono già stati utilizzati, alcuni sono proprio tra i più belli dell'intero carteggio. Dicevo, ha tante ragioni di interesse, quindi anche è già stato utilizzato. Ma anche per il tempo che ho potuto dedicarci io e per questo tipo di occasione, ho pensato non tanto di fare una sorta di antologia, diciamo così, come verrebbe anche facile fare, no? Ci sono passi bellissimi da una e dall'altra parte, o di affrontare, come dire, mettere in ordine tanti temi, ma di provare a ragionare su che tipo di carteggio sia, cioè fare una prova di ragionamento generale, identificandone certi caratteri che lo specificano, che ne facciano vedere le differenze, le identità rispetto agli altri, in particolare di Dionisotti, perché sono quelli che io conosco di più. E partiamo da uno sguardo esterno, è un carteggio molto corposo, che si svolge, comincerei a dire, per tutta la loro vita. Sono quasi coetanei, Dionisotti è dell'8 agosto del 1910, ma muore prima, muore nel 92, prima di Dionisotti che muore nel 98. In realtà, dicendo per tutta la loro vita, sto usando un'approssimazione su cui torno dopo. Sto usando un'approssimazione perché il carteggio, almeno stando ai documenti che noi abbiamo, comincia con una lettera, la prima lettera del carteggio, una lettera di Giorgio Agosti, che è del maggio del 42, in un periodo 42-45 di cui abbiamo alcune lettere di Giorgio Agosti, ma nessuna di Dionisotti, che c'erano state, sono state sicuramente scritte, ma poi sono andate perdute. Comincia dunque nel maggio del 42 perché da pochi mesi Dionisotti si è trasferito a Roma.
ed è il distacco, evidentemente, a generare un carteggio che prima non aveva ragione di esserci, perché non c'era la distanza. Il distacco a generare il carteggio, ma è subito significativo che dalle lettere di Agosti, evidentemente troveremmo la stessa cosa dalle risposte di Nisotti, non avrebbe, dalle lettere di Agosti, quello che si disegna è il riferimento a un gruppo di persone. In ordine, cioè le persone che vengono richiamate nei saluti, nelle chiacchiere su, nel dire cosa stanno facendo, al Dionisotti che si è allontanato dal gruppo, le persone appunto dentro cui Dionisotti è, con cui era vissuto fino a quel momento. Ordine di apparizione, ma vado veloce, le cose si potrebbero allungare di molto, veramente ordine di apparizione, Aldo Bertini, Mario De Bernardi, Mario Andreis, Garosci, Aldo, ma anche fratello, Remo, i due Galanti Garrone e la sorella Virginia, in fondo, personaggi di un gruppo che è anche più ampio, che, a cui la loro presenza allude. E il mondo, in definitiva, ricordato quando bombardamenti di Torino, lettera del 27 dicembre 1942, si dice che la casa di Garosci è andata quasi completamente distrutta, in particolare la grande sala da pranzo che ci ha visto tante volte riuniti in quei tempi favolosamente felici. E dunque il ricordo della felicità, diciamo così, condivisa in una certa età della vita, in un certo percorso della vita. Dopo il trasferimento a Roma, Dionisotti a quel mondo non tornerà più, se non sporadicamente, se non occasionalmente. La residenza di Dionisotti a Torino non ci sarà più, perché Dionisotti dopo Roma troverà lavoro, diciamo pure, 46, poi 47 definitivamente, e sarà definitivo a Londra, prima insomma a Cambridge, poi a Londra. E quindi alla convivenza che è stata richiamata dalle prime lettere, dal distacco di Dionisotti, quella convivenza non si ricostituirà più. Ma quello che è chiaro dal carteggio è che in definitiva Dionisotti dal perimetro di quel gruppo, dei ricordi di quel gruppo, non riuscirà più, non avrà più occasione zero di allontanarsi. Il riferimento a quel mondo, cioè non creerà, diciamo così, un altro mondo corrispondente, non avrà più occasione, nonostante la carriera che farà, nonostante la Londra in cui vive, nonostante i riferimenti anche internazionali che avrà senza dubbio, eppure non ci sarà più nessuna comunità di riferimento, ecco, se posso dire così, così forte, a cui si sentirà poi così fortemente legata come quella richiamata, in cui è stato a Torino, che viene richiamata da queste lettere subito iniziali, ma poi anche successive, cioè, dico sempre velocemente, ma in questo anche Giovanni mi è stato di grande aiuto, quella comunità si è cementata, non solo ovviamente per esperienze di vita, quelle che si creano nell'adolescenza, nella comunanza di classe scolastica, di scuola Aldo, ma di classe scolastica Aldo Garosci, l'amico veramente adolescenziale e di una vita per sempre. Quel tipo di comunità che si crea in quelle occasioni, e poi anche il gruppo delle due facoltà nello stesso cortile universitario di Via Po, le giurisprudenze da una parte e lettere dall'altra, ma il cemento si è consolidato da quella provata in vario modo e, come dire, misurata in vario modo, da quella totale estraneità all'esperienza del fascismo, da quella cioè verifica del fatto che le proposte fasciste, usiamo la parola genericissima, vale a ogni tipo di, non corrispondevano in nessun modo a nessuna delle aspettative di quel gruppo, così che l'estraneità, ecco, che ha ricordato anche Borgia prima, si cementava proprio dal fatto che, indipendentemente dal grado di esperienza militante che ebbero gli uni e gli altri, molto diversa, a gradi molto diversi, tutti però a qualunque livello misurarono questa loro diversità, questa loro estraneità. Si tennero dunque uniti proprio per quella differenza. Penso sempre, insomma, abbiamo come un rango, diciamo così.
Per una parte un Aldo Garoshi che è impegnato politicamente precocissimamente, che finisce a Parigi, che diventa il segretario di Rosselli, che porta il casco di Rosselli ai funerali. Dall'altra Arnaldo Omigliano, che non fa politica, che va via solo nel 38 perché è costretto ad andare via, che in qualche modo dicono, ma torno su questo, si compromette, ma quando va a Parigi è Aldo Garoshi a andarlo a prendere alla stazione. Insomma, dall'impegno politico totale all'impegno di studioso totale, c'è una solidarietà di gruppo tra queste persone che non smetterà mai di cessare, di non essere considerata tale, insomma, a qualunque, durante anche tutto il resto della loro vita. Di una lettera di Ginzotti del 20 marzo del 1950. Sono morti quasi negli stessi giorni il padre di Agosti e il fratello di Garoshi, Remo. Ginzotti dice: formiamo, credo, ormai un sistema in cui i rapporti sono fissi. Il tuo lutto, come altrimenti quello di Aldo, spostando la vostra vita, ha spostato, sento, corrispondentemente la mia. Questa rigidezza di rapporti dipende dall'intensità e dalla durata di un impegno affettuoso che sono tali ormai da adeguare i limiti massimi e definitivi della mia esperienza umana. Come a dire, fuori dai confini disegnati dagli affetti e dalla condivisione di questo gruppo, io non andrò mai fuori. E di fatto è così, tant'è vero che, premessa del capolavoro di Ginzotti, Geografia e storia della letteratura italiana, che esce dai Nadi nel 67, al massimo, diciamo pure, della fama di Ginzotti studioso, e quello che consolida tale fama ancora per qualche decennio a venire, non so, forse ormai non più così tanto, ma per vari decenni è così, Ginzotti scrive una premessa che dice questo: dedico la raccolta al primo dei miei amici, Aldo Garoshi, e con lui e per lui ai comuni amici e compagni torinesi della nostra giovinezza. Senza di loro, che non erano né sono studiosi di letteratura italiana, il mio lavoro probabilmente sarebbe stato diverso. Non dico peggiore, perché il peggio e il meglio non entra ora in questione ed è comunque affar mio. Dico diverso. E qualche paragrafo dopo, finendo la premessa, aggiunge: dopo aver detto che in definitiva vedeva l'obiettivo di dedicarsi allo studio della letteratura italiana come un obiettivo impossibile, come qualcosa che non era quasi nemmeno degno a cui fosse degno davvero di applicarsi, è il gruppo che in qualche modo lo rafforza nell'idea invece di applicarsi, e conclude dicendo la premessa: questa speranza di ottenere qualcosa da quegli studi, che ben poteva giustificare una dedizione intera allo studio della letteratura italiana, non avrebbe forse retto alla solitudine di una vita mediocre. Ginzotti sta parlando di sé. Certo, non l'avrebbe illuminata. Bisognava che fosse la speranza e il proposito di un gruppo di uomini piccolo ma compatto e deciso a non mollare. E infatti, dopo nel diario di Giorgio Agosti, 10 agosto 1955, varie sono le citazioni del diario, almeno quello edito di Ginzotti. Dopo cena viene Ginzotti. Qui c'è un passo tolto. È un buon amico che forse per effetto della lontananza e dell'isolamento in cui vive conserva una vigile fedeltà per le vecchie amicizie. Ecco, di questa fedeltà, che adesso ho provato velocemente a richiamare davanti a noi, di questa fedeltà, i carteggi di Ginzotti sono proprio uno dei documenti più espliciti, più evidenti, più chiari. La loro continuità potevano infinire, voglio dire, poteva aprirsi un altro mondo, poteva dialogare con altri, potevano avere bisogno di scrivere a quelli.
invece non è mai cessato il rapporto epistolare con loro alla distanza, proprio per la loro continuità. E infatti con tutto il gruppo si costruisce una rete che in parte, solo in parte conosco direttamente, con Garrosci in particolare, con Venturi, Franco, con i Galante Garrone, con Galante Garrone in particolare, con Momigliano e con Agosti. E appunto, usiamo una parola che è già uscita, un sistema con le sue ulteriori costellazioni che a mio parere, più li leggo, più sono convinto di questo, andrebbe studiato come sistema. Non solo perché c'è una relazione, come dire, nella realtà anagrafica, storica dei personaggi, ma perché più leggiamo i carteggi, più ci rendiamo conto che sono relativi e che la comprensione di un carteggio si compie totalmente solo quando li colleghiamo anche agli altri. E dunque bisognerebbe studiarli facendone una rete, non dico in rete informatica, ma facendone una rete. Ecco, nel sistema ciascuna orbita ha le sue traiettorie peculiari, potremmo stare qui a descrivere il vero amico totale dall'adolescenza piena, ci sono le lettere iniziali quando hanno 13 anni, 14 anni, di Dionisotti e di Garrosci, sono bellissime e continua davvero fino alla fine, il vero amico è Garrosci, totale. Con Venturi c'è un altro percorso, ognuno ha le sue caratteristiche. Nel sistema qual è la traiettoria di Dionisotti Agosti, Giorgio Agosti? Mi era venuto di dire prima, l'ho sottolineato, per tutta la loro vita, in realtà ho detto un'espressione non del tutto propria, perché appunto in realtà comincia dal 42, ma quando uno legge quelle lettere, le prime lettere di Agosti, l'impressione immediata che viene è che siano semplicemente, davvero semplicemente, la trasposizione in lettera di una chiacchiera che continuava da prima. I due non si stanno vedendo, ma è evidente che la lettera è la manifestazione di una abitudine, di una consuetudine di vita, di conversazione, di scambio che era cominciata prima. Non inaugurano nulla di nuovo, ma continuano qualcosa che c'era già prima. Continuano in assenza il dialogo che stava avvenendo già prima. Il dialogo, cioè, tra due amici fidati che si parlano di un po' di quasi tutte le cose che condividono, dallo studio alle conoscenze, alle amicizie, a, per quanto si può dire in quegli anni, delle loro opinioni. Le lettere che poi soprattutto in seguito diventeranno in alcuni casi lunghissime, molto lunghe, suppliscono evidentemente alle chiacchiere che nella lontananza sono diventate impossibili. E per quanto poi gli amici si ritrovano periodicamente, Giorgio andrà spesso a Londra, la casa di Dionisotti sarà uno dei, diciamo, dei luoghi rituali di ritorno delle vacanze di Agosti, così come Dionisotti torna, poi arriverà il telefono naturalmente anni dopo, però lo stesso, ecco, nelle lettere si costruisce e si realizza questa continuità. Mi verrebbe da dire, se l'espressione non mi sembra troppo cruda, ho un po' pensato, una sorta, di amicizia di grado zero, di amicizia, per così dire, basica, ecco, tranquilla, nutrita, cioè, dal senso dell'amicizia in sé, dal senso di essere amici. E infatti, cito Camilla Bergamaschi o Paolo Agosti, la scrittura finale del libro, c'è una frase che lo dice già, la cito: l'amicizia è il tema ricorrente nella vita di Giorgio Agosti. Lo sarà con tantissimi altri, ma forse con Dionisotti è quasi il caso più indicativo, quasi il caso più esemplare. Amicizia, come forse nelle vere amicizie, tra personalità molto diverse. Molta parte delle lettere, lo sanno di Agosti, riguarda gli affari, soprattutto ovviamente da quando Dionisotti, riguarda gli affari. La gestione degli affari di Dionisotti e della madre, che erano
impegnativi, diciamo pure, da vari punti di vista, affari di ogni tipo, dalla gestione del patrimonio finanziario ai problemi del furto nella casa di Romagnano o delle, dei restauri dei bagni, dei tetti della casa di Romagnano, eccetera. Taglio tutto. No, grazie. A vari livelli. È un aspetto privato, ovviamente, che non ci interessa, però indicativo. Di cosa... di quali erano le funzioni reciproche, diciamo così, tra i due. È chiaro che Agosti era l'aspetto, sintetizzo, banalizzo, era l'aspetto equilibrato. Era la poi non so cosa fosse nella vita, dico a chi l'ho conosciuto bene. Ecco. Ma ci sono due poli che si disegnano nettamente, che funzionano reciprocamente. Giorgio Agosti è l'aspetto equilibrato, razionale, tranquillizzante. Dall'altra parte c'è invece il Dionisotti ciclotimico, ecco, emotivamente caricato, un Dionisotti che lettere come questo fanno capire ancora di meglio, pur avendo io conosciuto abbastanza a lungo lui, non solo come studioso ma anche come persona, però fanno capire come molta parte di un'intelligenza eccezionale che aveva a capo Dionisotti e di una cultura formidabile si accendesse della sua emotività. L'emotività in sfondo è stata, qui si capisce, una componente decisiva della qualità dello studioso. Al di là di quanto gli studi possono far sembrare, Dionisotti è sempre stato letto come una sorta di positivista, un'interpretazione sbagliatissima, ecco. Ma in realtà la qualità di storiografia dionisottiana è alimentata proprio invece dal carattere così passionale, ma anche di accensione emotiva che dalle lettere come questa, le lettere come queste con Giorgio sono più evidenti. Allora, Corvo è sempre Agosti che modera la violenza anche verbale di Dionisotti, le discussioni sono varie, in particolare sul ponte, su Calamandrei, in particolare nel 55, Dionisotti che fin dall'inizio ritiene, condivide con Agosti il fatto che il ponte sia uno dei loro sbocchi, sia uno dei pochi canali in cui la voce di quelli come loro, insomma, si possa far sentire terza via, diciamo così brutalmente, rispetto alle altre. Però man mano il ponte a Dionisotti piace sempre di meno. E piace sempre di meno in particolare anche per Calamandrei, perché per Dionisotti Calamandrei è retorico, è un letterato, uno che fa prevalere la letteratura sui contenuti. Una cosa che Dionisotti non sopporta. E dunque discute anche violentemente. E Agosti gli va naturalmente incontro, ma fino a un certo punto, e difende sempre Calamandrei e il ponte, riconoscendo che c'è pure quel limite. C'è una lettera in particolare, ma adesso non ho tempo di leggerla, in cui c'è un attacco violentissimo, è uscito un articolo, siamo nel 55, un articolo della figlia di Man Borgese, che si chiama Infanzia con mio padre, che Dionisotti giudica Weimar nazista. Weimar nazista perché è un tema che è uscito prima, un grande tema, è il tema della nostalgia del mondo liberale che non c'è più, coniugato a un modo ancora peggiore, è la stessa discussione pari croce che mi ha ricordato prima, ma appunto in Germania era ancora peggio, insomma la nostalgia di qualcosa che in realtà poi ha prodotto il nazismo. Ecco. E Dionisotti fa tutto, mette tutto assieme e ritiene quella cosa, sono rugiade retoriche, dice a un certo punto, proprio anche delle stesse parole di Calamandrei. Mentre per contro, ecco l'esempio, e qui la lettera del 52, quando Giorgio Agosti manda il libro delle lettere di condannati a morte e della resistenza, quello è l'esempio della letteratura che si fa senza retorica, perché parla della realtà direttamente, della realtà di fronte alla morte, insomma, della vita di fronte alla morte. E poi tutta la discussione su resistenza, naturalmente, le altre grandi impuntature, ecco, violente, prese di posizione di Dionisotti sono su resistenza e sullo spostamento sempre più a sinistra di resistenza, una resistenza, cioè giornale, intendo dire resistenza giornale, al quale peraltro a partire dall'inizio dell'anno 60 la resistenza ritorna a essere un giornale, diciamo, importante. E Agosti lo dice più volte, Dionisotti, sono aumentati gli abbonamenti, c'è moltissimo più interesse di prima, i giovani
si stanno tornando, sono gli anni 60 appunto, stanno tornando a occuparsi di queste cose e sollecita Dionisotti, ottenendo il consenso, a collaborare a Resistenza. Ci torniamo poi in chiusura, ma poi progressivamente, lo sappiamo, polemica durissima con Quazza nel 68, fine 68, inizio 69, una polemica il cui testo originale è nelle lettere con Franco Venturi, ha delle espressioni inqualificabili da parte di Dionisotti, che non solo Agosti, ma addirittura Venturi, che pure era molto d'accordo con Dionisotti, gli mode e tolgono, insomma, pur rimanendo poi un testo, quello uscito pubblicato, abbastanza violento. Ma qui prendo, se posso, gli ultimi 5 minuti. Come esempio, quindi salto, c'è tutta la discussione su Tranfaglia, come difende un passo citato anche proprio nel libro che abbiamo detto prima da parte di Agosti, come lui stia difendendo Tranfaglia, e dica di tutto il giro, insomma, dei vecchi giallisti, vorrebbe un giornale che dicesse nello stile di Sandro, con la pacatezza di Bobbio, con la fertilità di Aldo, l'incisività di Dionisotti, la cultura di Franco, cose che piacessero al tempo stesso alla destra, al centro e alla sinistra, e che nessuno di questi signori ha più tempo o voglia intenzione di scrivere. E dunque, per tenere in piedi Resistenza bisogna fare così, accettiamo la realtà, eccetera. E dice, io sono, qui entra in gioco il mio temperamento, che la natura ha fatto più incline al compromesso e che il mestiere rende più duttile. E questa è poi la verità, lo scetticismo e la stanchezza degli anni rendono sempre più distaccato da giovanili e senili furori. E Dionisotti, caro Giorgio, che Dio ti benedica e ti conservi il temperamento incline al compromesso, che anche vuol dire buonsenso e tolleranza, è così raro e necessario nel nostro paese, dove, Resistenza inclusa, prevalgono gli astratti furori. Il capolavoro da questo punto di vista, se mi date questi ultimi 3 minuti, è questo. Perché Dionisotti appunto si riaccende ogni tanto. 81, caso d'Urso, no? Rapimento delle Brigate Rosse e con anche l'uccisione del generale che collaborava con Dalla Chiesa. Ci sono lettere lunghissime, una lettera a un certo punto del gennaio, 16 gennaio dell'81, forse è quella che citava Iori in un incontro che abbiamo fatto, in cui la sfiducia totale di Dionisotti si esprime in termini anche veramente molto, molto coinvolgenti, molto emozionanti e molto anche al di là dell'accettabile, diciamo pure, ma perché è acceso da una cosa, dal confronto che Sandro Galante Gollone, in un articolo sulla Stampa, aveva proposto tra come si comportava il ceto dirigente della Resistenza e come si comportava il ceto dirigente dello Stato. Il ceto dirigente dello Stato, un confronto che comunque per Dionisotti è inaccettabile, perché le due elite sono imparagonabili. Nulla dell'elite dello Stato italiano è all'altezza di quella che è stata, diciamo, la dirigenza politica e militare della Resistenza. Quindi il paragone è impossibile. E si lancia. Si lancia talmente tanto che arriva a lambire qualche cosa che riguarda un suo strettissimo amico, passando ad un altro argomento, ma è un fiume, e arriva direttamente, cito, Franco, che è Venturi, sarà a Roma per farsi dare i 20 milioni dell'eredità Feltrinelli. È il premio Feltrinelli dell'Accademia dei Lincei, ma vedete come Dionisotti lo sta nominando, con un totale disprezzo, no? Sarà a farsi dare i 20 milioni dell'eredità Feltrinelli. Sono contento per lui, ma non lo invidio, perché questi premi spropositati, qui il giudizio in realtà è molto acuto, unici al mondo, sono un aspetto marginale e innocuo, ma tipico della ciarlataneria delle irresponsabili canaglie che governano l'Italia. Qui è Manzoni, età sudice sfarzosa del 600. La risposta di Agosti è un capolavoro straordinario, è il capolavoro dell'abilità di Giorgio Agosti. Lunghissima lettera, 10 febbraio dell'81, capovolge completamente l'ordine del discorso di Dionisotti. E dopo le prime righe di Convenevoli, inizia ricordando il clima di festa. Siamo tutti in festa. Sto parafrasando io, ma adesso cito. La tua lettera mi ha trovato in pieno ciclo di festeggiamenti.
prima abbiamo festeggiato Franco per il premio Feltrinelli. E nomina Leo Valiani, tutti gli amici, Leo Valiani combattuta, divertente, sempre in mezzo alla polizia, perché adesso è accompagnato dalla scorta, come prima era stato arrestato, insomma, la sua vita non esce mai dalla compagnia dei poliziotti, e poi ci sono le feste di famiglia, eccetera, eccetera. Poi continua il discorso sui tanti impegni del Centro Gobetti, del museo, del Risorgimento, eccetera, eccetera. E solo dopo tutto questo, ma avendo cominciato proprio volgendo il discorso del premio Feltrinelli, arriva a parlare del caso D'Urso. Solo qui. Oltre metà lettera, senza alcuna enfasi, dice: non sono del tutto d'accordo con te sul comportamento del governo sul caso D'Urso. Un minimo di faccia lo Stato l'ha salvata. E spiega. Spiega soprattutto perché, argomentando storicamente in maniera molto fine, devo dire, il paragone possibile con i riscatti, diciamo così, gli scambi di prigionieri, ecco, fatti nella resistenza rispetto alla situazione che le BR proponeva. Chiudo davvero. Ecco perché stavo dicendo, appena prima, inizi anni 60, è stato Agosti a ottenere che un Dionisotti sempre stufo, stanco, che diceva le sue delusioni, che aveva sempre troppe cose da fare, invece lo convincesse a scrivere su Resistenza. E anche questo è significativo, sollecitato a scrivere per Resistenza Dionisotti si schermisce spessissimo, ma quando a un certo punto scrive quell'articolo interessante su Zangrandi, Il lungo viaggio nel fascismo, un articolo che non concede nulla a Zangrandi, attacco frontale, riceve moltissimi riscontri, approvazioni. Dionisotti è felice e dice, e non finge qui, per noi queste cose, questi riscontri, per noi vale l'Accademia d'Italia o l'Accademia dei Lincei, il premio Feltrinelli, il concilio ecumenico. Uno di quelli che ha risposto, si capisce bene, è Segre. Non lo nomina, ma è Segre e ho finito. Però questo scambio con Dionisotti riluttante, diciamo così, no? Con Dionisotti, tanto per intenderci, negativo, agisce anche su Agosti, non nel senso di farlo negativo, di scoraggiarlo, ma di farlo pensare. E a un certo punto, siamo sempre alla lettera del marzo 65, vorrei chiudere con questa perché rimando alla lettera forse già citata, ma rimanda poi a quello che lui ha fatto, che è quello di cui siamo. Forse, cito, forse più che il momento dei malinconici ripensamenti per noi, e sono già ripensamenti di incipiente vecchiaia, è l'ultimo momento utile per fissare una serie di fatti e di immagini su cui possano nel tempo esercitarsi più positivi e stimolanti ripensamenti dei figli e dei nipoti. Ecco perché le singole piccole cose, apparentemente inutili, dalla cartolina contro la prescrizione dei crimini nazisti, all'articolo su Resistenza, dal salvataggio di quanto ancora resta dei vecchi archivi partigiani, all'accattonaggio per il funzionamento di istituti che li conservino, vanno fatte proprio da chi, per essersi tratto in disparte dalla politica attiva e per non aver più ambizioni né illusioni, accetta questo ufficio che non è poi più inutile di tanto blaterare su riforme di aria fritta. Ed è così. Noi siamo qui anche per questo. Pezzo importante rispetto a Giorgio, ma io non sono psicotimico, però se avessi dovuto vincere non avevo una lira, ma se avessi dovuto vincere una certa somma al Totocalcio, nei miei delini pensavo di dare questa somma a Giorgio Costa in modo che me la facesse fruttare. Era bravissimo. E quando, scusate questi ricordi personali, perché aspettavamo con ansia quando lui giocava in borsa che arrivassero i soldi, perché erano i nostri stipendi. Quindi non era solo Dionisotti. Era una cosa assolutamente generalizzata.
scusate, no, voi, sono io che ho rubato il testo. C'è adesso Pipitone e Don Calarcio, prima della, e poi c'è la presentazione del libro su Faustino. Quindi nel programma noi dovevamo andare avanti, interromperci e poi fare la presentazione di Faustino. Se volete facciamo così, come volete. Vieni, dai, ti sei condannato. La pausa prima del libro, sì. Allora, Sanieri, vieni. Prego soltanto, Daniele, riusciamo a stare proprio nei tempi. Dove l'intervento è dedicato alle reti azioniste che è esattamente il sistema di cui parlava Giorgio. Sì, stavo pensando. Dunque, dov'è Zoom? Ci siamo, no? Ci siamo? Non ho fatto saltare tutto. Allora, sì, il va avanti. Ok, un po' di fatica, ma un po' lentamente. Allora, dunque, io mi scuso innanzitutto, beh, ringrazio per l'invito a partecipare al convegno, ma mi scuso per due ragioni. Una, perché non sono un archivista e mi sono reso conto facendo questa ricognizione che non ho i numeri per fare l'archivista, non ho le competenze che richiederebbero, come dire, una precisione che non ho e che non userò nella presentazione, quindi cosa di cui in qualche modo mi scuso. L'altro motivo è che sarò molto più breve per ciascun carteggio, perché devo affrontare quattro carteggi che hanno tutti dimensioni, come dire, particolarmente consistenti, per cui non potrò presentarli nella loro interezza, ma cercherò di enucleare i punti fondamentali di ciascuno di essi. Innanzitutto, perché questi quattro carteggi? Ah, terzo motivo per cui devo scusarmi è che nel programma c'è scritto Franco Calamandrei. Colpa mia? Sì, ma è colpa mia, ti ho scritto io Franco Calamandrei nel titolo. Me ne sono accorto oggi e mi scusa, ma sono lapsus che mi assumo la colpa perché ho colto nessuno, quindi lo sto immaginando, però vabbè, insomma, si capisce che ovviamente è vero, non era, era un cugino minore, diciamo. Oh, no. Ben peggio, insomma, comunque, perché invece questi quattro personaggi, Calamandrei, Garosci, Rossi, Parri? Beh, intanto perché, riprendo il discorso di prima, non sono torinesi, o meglio, sono torinesi di origine, Garosci, hanno rapporti con Torino, eccetera, ma allargano le reti al di fuori di quel nucleo ristretto di cui, come dire, si è parlato abbondantemente oggi, composto dai Galante Garrone, composto come dire, in origine anche da Dionisotti e da Garosci stesso. Garosci in questo caso non rientra perché... non va così al torinese perché sono tutti carteggi successivi alla Seconda Guerra Mondiale e noi sappiamo che Garosci non visse a Torino dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi in qualche modo era in quella condizione, una condizione simile a quella di Dionisotti, di membro esterno dell'organizzazione. Ma non è soltanto questo, non è soltanto per l'allargamento delle reti, ma è anche perché ciascuno di questi personaggi in qualche modo presenta delle modalità diverse di relazione, come la relazione fra Giorgio Gossi e ciascuno di questi personaggi si declina secondo modalità differenti. Iniziando da Garosci, che è come dire, la frequentazione più antica di tutte, che risale all'infanzia, sono cugini, si conoscono, c'è un fortissimo legame fra di loro, fino dall'infanzia, dalla giovinezza. Con Garosci qui c'è un rapporto che è allo stesso tempo familiare, amicale e politico.
Con Ernesto Rossi c'è un rapporto che è legato soprattutto, credo, a una comunanza di sensibilità e di approcci alla valutazione della realtà, e in particolare di una realtà particolare che è il mondo economico produttivo, di cui il primo, Rossi, scusate, è attento, studioso, con un approccio assolutamente non solo disincantato, ma anche molto empirico e pragmatico. Rossi non è un teorico dell'economia, non è un economista teorico, è un indagatore certosino delle condizioni reali dell'impresa in Italia, ed è un fortissimo critico e fustigatore anche di quelle che ritiene le storture del sistema economico. E il mondo di battaglia è empirico, esattamente. E Agosti, e su questo vorrei soffermarmi più a lungo, cercherò di soffermarmi, è un uomo d'impresa, è un dirigente di industria, anzi, come lo chiama Garrosci, il grande capitano d'industria, ma è effettivamente uno che con quella realtà economica ha, che di quella realtà economica ha una conoscenza diretta di prima mano, come esperienza quotidiana. Il rapporto fra di loro quindi è fortemente incentrato su una comprensione di questo mondo che non è così comune al giro allargato di amicizie. Con Parri, con Calamandrei, scusate, c'è questo rapporto, è quello che Garrosci, in una bella lettera che non leggerò, ma definisce una rara amicizia tardiva, perché effettivamente è un'amicizia che nasce nel dopoguerra e dura poco, così come il carteggio stesso, perché dura fino alla morte di Calamandrei, ma è un'amicizia nuova, al di fuori un po' del giro tradizionale di affetti costruiti fra gli anni 30 e la Resistenza, ma è molto importante per Giorgio Agosti. E infine con Ferruccio Parri, e qua effettivamente che è in qualche modo la quintessenza della relazione resistenziale, che tuttavia rimane il denominatore comune di tutte queste quattro carteggi. Quindi c'è un elemento comune che è in vario modo la proiezione nell'Italia repubblicana delle relazioni, dei valori, dei progetti e delle attitudini costituite nella fase dell'antifascismo e della Resistenza, ma declinata secondo settori diversi per ciascuno di essi. Iniziamo dal fondo dal carteggio con Aldo Garrosci, che è quello che personalmente conosco meglio perché ho usato a lungo nel lavorare su Garrosci, che è conservato interamente all'Istoreto, nel fondo Agosti, nel fondo Garrosci, consiste di, appunto, come vedete, oltre 400 carte nel loro complesso, anche se ovviamente alcuni sono doppioni, perché come in tutte queste corrispondenze spesso ci sono i doppioni delle lettere nei fondi rispettivi. Però comunque è un fondo estremamente consistente che va dal 46 all'88 con due eccezioni di cui su cui mi soffermerò a breve. I temi del carteggio, beh, innanzitutto, come nel caso di Dionisotti, la cura che Agosti prestava, direi costantemente e quotidianamente, agli aspetti pratici della vita di Garrosci, che tutto era tranne che un uomo in grado di gestire gli investimenti finanziari, l'affitto della casa, la ristrutturazione e via di seguito. È una costella, quasi tutte le lettere hanno almeno un accenno a gestione di interessi pratici, di quello che effettivamente Garrosci, da parte di colui che Garrosci definisce il mio lord protettore rappresentante dei miei interessi oltremare. Che, come dire, espressione fra le tante che sta a indicare un ruolo che evidentemente non era occasionale o accessorio, ma indicava anche una diversa attitudine rispetto a certe problematiche. Ma questo è l'aspetto, come dire, più personale, eccetera. Gli altri elementi presenti fortemente in questo carteggio sono, vabbè, un commento all'attualità politica, che è presente nel carteggio Garrosci, così come in tutti gli altri carteggi, e che di per sé è interessante per la ricostruzione delle posizioni dei giellisti, ex giellisti, azionisti, di fronte alle vicende del primo trentennio del repubblicano. Le lettere più tarde sono lettere della vecchiaia, in qualche modo, per certi versi, che molto interessanti per la ricostruzione del passato, molto interessanti per il modo in cui veniva letto, per la costruzione dei meccanismi di costruzione della memoria, ma hanno meno questo aspetto di legame con la stretta attualità. Però ci sono altri elementi su cui vorrei soffermarmi, visto che 20 minuti più o meno, quindi cercherò di tagliare, eccetera, lo farò guardando alcune lettere. Questa è una lettera del settembre 1950, non so se si riesca a leggere, è una lettera in cui fondamentalmente Agosti guida, cosa che fece a lungo,
Garoshi nella ricerca di una, di un impiego, di una posizione, di una collocazione professionale, cosa che Garoshi, come dire, fece fatica a fare per lunghi decenni dopo la guerra. A me interessa questa frase che si vede nella parte, come dire, evidenziata, che se, come pare proprio, anche se di deciso non c'è ancora nulla e si rinvide il nostro gruppo, la SIP, vanno a periodi geologici, io farò un passo avanti di una qualche importanza, la mia influenza diverrà maggiore anche presso la RAI, i miei contatti con Sarnesi più diretti. E insomma, le spinte che non vorrai dare tu, cercherò di darle io, aiutato e informato anche da Mino Castellani, se, come dire. Quindi insisti e metti spietatamente sotto Rossi, al quale Sarnesi, per dirle una ragione, finirà col dire di sì. Forse una prova di Visentini, vicepresidentiere, non sarebbe venuto, o meglio addirittura di La Malfa, che è il ministro dell'IRI. Ma è Rossi che può fare se non si stanca di insistere. Perché ho scelto questa, come dire, questo brano che di per sé non è particolarmente interessante o divertente? Beh, perché effettivamente però indica un ruolo fondamentale, cioè è un ruolo che Agosti giocò non soltanto con Garoshi, ma con Garoshi in particolare per aiutarlo, ma perché indica l'estendersi delle reti di relazioni gielliste al di là della cerchia più ristretta degli ex azionisti. Agosti non solo, cioè questi uomini tutti in maniera diversa erano inseriti, erano l'elite della Nuova Italia, come, non mi ricordo chi lo diceva prima, c'è, cioè questo il nuovo gruppo dirigente, lo dicevi tu, claro, Colti eccetera, ma erano anche uomini che erano inseriti in questo contesto, e lo studio sistematico dei carteggi, come diceva Giorgio prima, questi carteggi andrebbero costantemente confrontati l'uno con l'altro, permette anche una ricostruzione di reti di relazioni che vanno ben al di là della, come dire, della partecipazione resistenziale o del dialogo culturale, del confronto culturale che c'era, che io non citerò non perché non ci sia in questi carteggi, ma perché è già noto ed è già stato affrontato più volte, no? Ma in qualche modo sono uno spaccato anche della costruzione dell'Italia, dell'elite più allargata dell'Italia repubblicana. Naturalmente non si sta parlando di raccomandazione, cose simili, si sta parlando semplicemente di modalità di costruzione. Partire dall'azione centrale, sentire sì, certo, passano attraverso le reti azioniste, ma come gli azionisti si sono dispersi in una serie di posizioni, non solo nei partiti, ma anche nei luoghi di produzione della cultura, sulla RAI, Agosti, il RAI, c'è Vasari, il RAI, ma Agosti con la RAI, finché la RAI rimane dipendente dalla SIP, lui ha ancora dei rapporti, ma poi Rossi sarà ad avere costantemente rapporti con la RAI, e in generale in molti carteggi tornano commenti sui legami che costoro, che sono uomini nel pieno degli anni, nel pieno della, come dire, dell'attività professionale, hanno in quella che è un'industria culturale fondamentale che sta nascendo in questo momento. Tornerò sulla questione RAI in una lettera a Rossi molto interessante del 52. Poi invece la politica emerge nella seconda parte, nella seconda ingrandimento, della politica e l'amicizia più tradizionali, cioè degli altri argomenti generali mi piacerebbe poter discorrere a lungo con te, Garoshi che è a Roma, come faccio ora spesso con Franco. Non temere, non condivido i complessi di sinistra di qualche amico di quassù, meno disincantato di me. Il mio slogan della disperazione rimane sempre quello che sai. Tra la messa e un discorso di Togliatti preferisco la messa che dura solo 20 minuti. Insomma, mentre l'altro, questa è proprio l'ironia canonica del personaggio che sicuramente... che molto disincantato e sapeva di essere in qualche modo. Tra l'altro, come dire, e poi la messa è più divertente, c'è la musica, si possono guardare le ragazze, eccetera, eccetera. Quello è, siamo negli anni nel 50, negli anni della Guerra Fredda, e queste, come dire, citazioni di questo tipo ritornano costantemente nelle lettere di tutti costoro. Non bisogna darci tutto questo peso, cioè Agosti poi in realtà non era un anticomunista viscerale, era sicuramente lontano dai comunisti, ma qua parlavo con Garoshi che è un po' più anticomunista era, insomma bisogna contestualizzare, e semplicemente no, adesso, all'epoca non ancora, diventa anche ferocemente più tardi anticomunista, però insomma questo è per ironia, ma vediamo se riusciamo a scivolare. Lo so, quindi salto le altre due lettere, cito soltanto questa lettera in cui, che è importante, in cui Agosti chiede a Garoshi di intercedere presso Saragat, Presidente della Repubblica, a sostegno dell'esule angolano Fernando Costa de Andrade, che è un ruolo, che è un esempio di uno delle
funzioni principali che assume la rete di relazioni estrazioniste, cioè il supporto che vedremo poi su Parri e sugli ex combattenti, sugli ex compagni di lotta, ma si estende agli esuli politici spagnoli, ad esempio, no? E si estende in questo caso anche, cioè, è un modo di fare politica, di costruire politica e soprattutto di usare le posizioni di oggettivo potere poco, perché comunque anche in Rai si vede subito che i democristiani sanno muoversi molto meglio degli ex sezionisti, però ce l'hanno e lo usano con un fine. No? C'è questo legame di sapere, e in agosto sicuramente è molto presente, di sapere usare, riconoscere la propria posizione privilegiata, comunque significativa all'interno di un contesto economico e politico, e di saperlo usare con dei fini politici, in qualche modo etici anche, se vogliamo, no? Che è un po' la cifra, credo, del post-azionismo, delle reti ex-azioniste, chiamiamole come vogliamo. L'ultima lettera, la cito perché è interessante, è secondo me una lettera di Garoshi a Dionisotti del 1938, e nel fondo Agosti, adesso parlerò a lungo con gli archivisti professionisti dell'Istoreto, con cui ci confronteremo, a cui ho già suggerito, però è una lettera chiaramente della clandestinità, cioè dell'esilio di Agosti, c'è di Garoshi, la madre ancora viva, si parla della madre che sta morendo, e la madre muore nel 38. È una lettera per i riferimenti in cui si parla di Giorgio, quindi non è Agosti, perché c'è l'Agosti, per una serie di ragioni io potrei supporre che l'intermediario fosse Dionisotti, ma di questo parleremo con Giorgio, eccetera. La cosa interessante è che la parte evidenziata è Garoshi che spiega, cioè dà una sorta di, come dire, cifrario per leggere le sue comunicazioni telefoniche. Dice, dal punto di vista della comunità, lui vuole telefonare a sua madre che sta male, sia dell'economia, potrei telefonare qualunque giorno prima delle 9, se però mamma non volesse mi scriverebbe, come la volta passata, vorrei tanto sentire ancora la tua voce, ma se non mi scrive nulla telefonerò, come ho detto, la domenica alle 14, se però temeste che dato il caldo domenica fosse troppo tardi, eccetera, eccetera, scrivetemi appena, tu potrai comunicare con i miei, una lettera nella quale si parla di inviarmi le restanti copie del Baudin, ciò vorrà dire che io devo telefonare, cioè sta fornendo la chiave di lettura di un linguaggio cifrato, no? Molto banale perché è semplicemente legato alla telefonata alla madre, ma non sono così comuni i documenti, credo, però che ci dicono come costruiva la comunicazione attraverso le maglie della censura, sostanzialmente, che è l'aspetto, questa qui è una lettera non censurata, probabilmente è arrivata per via traversa, bisogna insomma rifletterci meglio, però è, secondo me era interessante da questo, perché al di là di questo, queste lettere ci danno anche un sacco di informazioni, ce ne sono altre in cui si scrivono, adesso non mi ricordo Agosti con chi, ma quello Selva, chi era Selva all'epoca, c'è, Garoshi gli risponde e sbaglia, perché Selva era Levi, e lui lo attribuisce lo pseudonimo a qualcun altro, ma insomma, perché dopo 30 anni potevano sbagliare. Però c'è questa cosa, cioè queste lettere hanno anche questa funzione di ricostruzione, poi di informazioni che... Andiamo avanti. Scusatemi perché, come dire, il compito è un po' arduo. Rossi. Sono molto interessanti, soprattutto sono molto interessanti sul caso Piccardi, perché sapete il caso Piccardi, la nascita dell'astrolabio, la rottura del Partito Radicale, non mi ci soffermo. Rossi, tra l'altro, alcune tre lettere sono state pubblicate da Franzinelli nell'epistolario di Rossi, tre lettere di Giorgio Agosti, però sono centinaia fra l'Istoreto e gli archivi dell'Unione Europea. La cosa su cui vorrei soffermarmi sono due lettere di carattere economico. Rossi, la prima è Rossi, che siamo nel 1952, due anni prima dell'inizio delle trasmissioni televisive, e chiede informazioni sul nascente mercato pubblicitario e televisivo, scusatemi. Questo è un altro, va un po' lento lo scorrimento. No? Quindi le lettere sono... Allora, questo è un questionario che manda Rossi in giro per avere informazioni sull'industria elettrica, e ci sono la risposta di Agosti, qua è solo una parte, è lunga pagina, estremamente dettagliata e informata, cioè è la risposta di un tecnico, di una dentro al settore che sa analizzare bene la situazione, e di per sé credo che sia parte di un certo interesse la presenza di queste lettere di questo tipo, proprio anche per lo studio delle vicende della nazionalizzazione dell'energia elettrica, eccetera, eccetera, no? Ma le cose su cui vorrei soffermarmi sono queste due lettere. La prima, che ho stampato fortunatamente, allora, in cui Agosti risponde a richieste di informazioni circa l'Adriatica Film, che è una pubblicitaria, una concessionaria di pubblicità sconosciuta, e in generale sulla nascente industria
della televisiva. Dice, una breve premessa di carattere storico. Verso la fine del 1950... manca la cosa, scusatemi, 52, ok, scade la concessione che lo Stato accordò nel 27 a Leier, diventata poi Rai per 25 anni. La concessione è stata rinnovata previa approvazione del Consiglio dei Ministri per altri 20 anni. La convenzione relativa non è ancora di pubblico dominio e solo tra qualche tempo penso sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ma penso che sarà difficile procurartene il testo da Sernesio o dalla Malfa, che ebbe in carico dal Consiglio di esaminarla. Per quanto io so, ma sono informazioni indirette, non ufficiali, necessariamente imprecise, il rinnovo della concessione è avvenuto a condizioni assai più onerose per la RAI, con una più larga partecipazione, cioè dello Stato, ai proventi della radiodiffusione, con una maggiore partecipazione dei rappresentanti dei ministeri del Consiglio e via di sé, e va avanti così. Cioè dà una serie di informazioni due anni prima che iniziassero le trasmissioni televisive su quello che stava avvenendo e come lo Stato stava, lo Stato, attenzione, la SIP in questo caso aveva un ruolo, della RAI, era uno degli azionisti di maggioranza della RAI, anzi dice qua aveva il 93% dell'azionariato all'inizio, cioè, sì. Era il controllore, e da lì poi passerà all'IRI, passerà rapidamente. Però dà una serie di informazioni in anticipo che ci dice, uno, come Rossi si poteva procurare informazioni per le sue campagne di sensibilizzazione su certi temi, non c'è soltanto su questo, ci sono anche su una serie di altri argomenti in cui Rossi chiede ad Agosti informazioni in qualche modo riservate. Agosto e molti dice non posso perché, come dire, questo è illegale, comunque era un ex magistrato, lo sapeva fin dove poteva spingersi. Altre volte invece gliene dà perché fa parte di una forma di mobilitazione politica significativa. E poi ci dà informazioni sull'industria italiana. Cioè, sono degli sguardi particolari e interessanti, secondo me, su vicende dell'industria italiana che riecheggiano in diversi di questi carteggi. Tutto il tempo ancora. Pochissimo, e allora salto, scusatemi perché ce ne sono molte altre, un altro esempio di questo è una chicca, insomma, il carteggio Calamandrei è quello non tanto, non è edito, è quello più ristretto, ma è quello che è stato più utilizzato perché è stato fondamentale nella redazione del libro di Polese Remaggi sul ponte di Calamandrei, che ha messo bene in luce come Agosti fosse al centro di una rete di supporto senza il quale il ponte semplicemente non sarebbe sopravvissuto, molto probabilmente non sarebbe sopravvissuto. C'è questa lettera, sempre di Calamandrei ad Agosti, in cui dice, siamo nel 48, ottima anche la tua idea di coltivare il l'oratotino, il suo articolo sul traforo del Monte Bianco potrebbe benissimo figurare sul numero piemontese, cioè il numero del ponte dedicato al Piemonte, l'avevo preso in prestito, non mi sono passato a vederlo per vedere se c'era questo articolo sul Monte Bianco. Laura Totini è un industriale che Agosti coltiva da anni e che finanzia tutte le riviste azioniste, fra cui l'Italia Socialista di Garosci, il Ponte, eccetera, purché si parli del Monte Bianco, del traforo del Monte Bianco. Le lettere sono anche un po' pure, nel senso, diamogli questi articoli, almeno è ora di batter cassa. Tra l'altro i comunisti lo stanno facendo, gli stanno facendo una corte spietata, gli promettono trafori da tutte le parti, almeno noi facciamogli un articolo sul Ponte, sulla taglia socialista, il suo pallino, il Monte Bianco, e via di seguito. Però è anche questo voleva dire tirare avanti una rivista all'epoca, trovare finanziatori, e questi finanziatori, come so, questi sono il, come dire, i lavori, cioè, il modo in cui la rivista sopravviveva. Mi chiudo perché... Come? Chiudo con Parri. Ecco, Parri è molto interessante perché, vabbè, insomma, il... Allora, innanzitutto troviamo in Parri due elementi principali. La difesa della resistenza, la difesa e la commemorazione della resistenza e l'aspetto, secondo me, più vicino a ciò che potremmo chiamare con un termine brutto, ma che, come dire, non vuole essere un'eccezione, cioè il renuncismo. Nel senso che veramente fra Parri e Agosti la consapevolezza dell'essere ex partigiani, del passato, e anche delle necessità di ciò che serve per mantenere quel legame di reduci, di fatto, è più forte. Cioè, ciascuno a modo suo, Parri e Agosti sono due elementi centrali nel mantenimento della continuità del partigianato giellista più di qualunque altro dei corrispondenti fin qua citati. E in questo si vede, ad esempio, Agosti che promette a Parri di andare a testimoniare a un processo, credo sia il processo intentato da Parri contro il Meridiano d'Italia, in cui
che lo aveva accusato di aver, insomma, di aver fatto accordi con i tedeschi, eccetera. A parte le battute, ma non è questa la lettera, è questa qua. Allora, non sono riuscito, nonostante gli sforzi, a leggere l'articolo del Meridiano d'Italia, tanto l'ho trovato ripugnante. Se è vero che tu ti sei messo d'accordo con i tedeschi, bisognerà concludere che anche Churchill aveva un patto di alleanza segreta con Hitler, che i fratelli Rosselli erano agenti dell'Ovra e che Cesare Battisti non era altro che un agente al soldo di Francesco Giuseppe. Comunque, stai tranquillo che la mia deposizione darà a quel delinquente il conto suo. Le 9 ore che durò la mia deposizione al processo Graziani, durante le quali invano la difesa cercò di fare perdere le staffe, ti sono di garanzia che in queste faccende so tenere. Ed è, come dire, però è indicativa perché non è di nuovo un caso isolato, ma è un caso di difesa della memoria e anche dell'onorabilità, per uno come Parri era fondamentale, della resistenza realizzata tramite quelle che sono delle competenze. Sono uomini di cultura, sono uomini di cultura e assessorato. Cioè, Agosti sa perfettamente di essere in grado di reggere un interrogatorio in tribunale perché conosce il tribunale, perché non è un estraneo a quel mondo, e sta garantendo a Parri la sua collaborazione a questa cosa. E questo è, secondo me, un esempio della difesa della resistenza a più livelli. Poi ovviamente ci sono centinaia di lettere in cui si organizzano raduni e Agosti scrive a Parri sempre martellando, dicendo che lo sta martellando, non, devi venire assolutamente a parlare qua, se non ci sei tu qua salta tutto, tutti si aspettano che venga tu, e Parri dice ogni tanto sì, ogni tanto no, ma questo fa parte in qualche modo anche delle loro dinamiche. L'altro aspetto, di nuovo, l'aiuto fra ex combattenti, fra ex commilitoni. Caro Ferruccio, ti presento, siamo nel 49, un vecchio compagno della Resistenza che tu hai al suo tempo conosciuto e che forse ricorderai. Salto tutta la descrizione e dice: avrebbe bisogno di un appoggio al Ministero della Guerra che gli consentisse di ottenere semplicemente una proroga prima di essere congedato dall'esercito da cui vuole congedarsi. Da notare che da mesi e mesi non percepisce un soldo e non intende percepirne. Io gli ho fatto un biglietto di presentazione anche per il generale Magliano, ma certo la tua parola sarebbe più autorevole. Ti secco il più di rado possibile, lo sai, ma solo per casi che come questo mi stanno veramente a cuore. E questo è proprio come funzionano le reti e a cosa servivano concretamente le reti. Chiudo con una lettera di Parri che indica anche, che secondo me spiega anche per quale motivo hanno perso. Comunque, Parri chiede a Calamandrei una collaborazione, un comizio in Sicilia nella campagna del 53 di Unità Popolare, e glielo chiede in latino. De profundis clamavi a te, domine orator, qui asicule sicani, greculi et punici, agni, credo, et latrones, liberi et scelbini, puelle et matrone, non riesco a leggere quasi, sitiunt et languescant, Calamandreum vocant et verbum tuum qui rosa stulit turiddos credo mansuefacit et salutem reddit tota Sicilia nennesca sermones tuos postulat et nos certe lapidabit si tu aures mercatores eccetera. È un divertissement, è un latino, però indica un livello di anche un livello di preparazione che indica veramente che questi erano figli dell'elite, dell'elite liberale, dell'Italia liberale, che dava quel tipo di formazione e che quello era il livello e il registro su cui si muovevano. Poi lo ricostruivano, ci lavoravano sopra, ridevano, eccetera, eccetera. Adesso una battuta direi per questo che hanno perso, ovviamente. Però c'è anche questa dimensione. Questo è Parri che scrive a Calamandrei e nel fondo Agosti. E non c'è anche un. Mi fermo. Però qua, scusate. Facciamo l'ultimo intervento. Luciano Boccalaste. Luciano. Quando torni. È stato un puro cambio tecnico.
Grazie per questo invito che mi è stato rivolto. Scusate, faccio qualche fatica per problemi di salute a parlare un po' speditamente, ma spero di essere ascoltato. Ma devo dire in apertura che mi sono trovato un po' in imbarazzo e anche in difficoltà ad affrontare una pubblicazione che ormai è stata un quarto di secolo di è stata pubblicata un quarto di secolo fa, quindi distanza, ma dall'altra per essere quasi, e non voglio considerarmi tale, quasi un testimone, nel senso che abbiamo avuto con Ersilia, con Luciana che è intervenuto questa mattina, con Riccardo, la fortuna di avere da 75, quando con Ersilia siamo entrati in istituto, il nostro presidente Giorgio Agosti, ma dall'altra anche una fugace conoscenza proprio in quei primi anni con Lucilla Gervis, io ero molto più giovane ovviamente, e ricordo la sua figura che nella sua collaborazione con Gianni Perona, su cui ritornerò, nella sistemazione, nell'ordinamento delle carte alleate che una ricerca dell'istituto aveva acquisito in quegli anni. E detto questo, direi che siamo in un testo e in un carteggio che si differenzia parecchio da quello che abbiamo sentito in precedenza. Faccio una brevissima storia del testo, ma proprio molto, molto corta. Nasce la pubblicazione in occasione del versamento attraverso Giorgio Rochat all'istituto nel 1996 delle lettere dal carcere di Willy Gervis. E Ersilia, che allora era direttrice dell'istituto, ne curò una prima trascrizione e una prima addirittura decifrazione del testo, che non era semplice, per piccoli biglietti manoscritti a matita, complessi da decifrare, e poi mi affidò la pubblicazione del testo. E quindi questo carteggio Giorgio Agosti, Lucilla Gervis, che non è non ha una grande consistenza. Siamo 22 lettere che si snodano tra il 29 aprile del 45, la prima lettera. Giorgio si è appena insediato nella carica di questore, il giorno prima, e finisce il 12 gennaio 1969. Bisogna considerare che tra il 48 e il 50 le lettere sono soltanto quattro, mentre la maggior parte del carteggio riguarda il periodo dal 45 al 48, cioè soprattutto nel momento in cui Agosti è questore di Torino e successivamente poi sarà poi dirigente industriale, alto dirigente industriale alla SESA. Ecco, la differenza è notevole perché è la costruzione di un rapporto di amicizia che sì, c'è una conoscenza nata durante la resistenza, perché nel 42, e questo faccio una parentesi, c'è tra i due corrispondenti ce n'è un terzo, anzi una terza che voglio ricordare, che è Nini Agosti, che compare in quasi tutte le lettere e a cui debbo un debito di riconoscenza, perché molte delle decifrazioni di nomi, di pseudonimi, di lettere, fu il suo aiuto che fu determinante proprio nella pubblicazione delle lettere.
Dicevo terzo corrispondente perché compare frequentemente, compare anche un carteggio continuo Nini Lucilla, di cui però non abbiamo, non so se tra le carte familiari sono conservate, ma se ne parla frequentemente. Il rapporto con il mondo valdese soprattutto avviene attraverso lo sfollamento di Nini Agosti nel dicembre del 42 a Casa Rolier a Torre Pellice, dove Giorgio conosce Mario Alberto Rolier. In quell'occasione l'amicizia tra Nini e Guido Rolier risale, un'amicizia milanese che risale agli anni 30. Quindi questo è un po' il contesto in cui quel carteggio venne pubblicato, quasi, riprendo il titolo, che è un titolo che aveva individuato Ersilia, un filo tenace, perché effettivamente si snoda attraverso il carteggio clandestino del carcere di Willy la memoria per Johnny e Paola che Lucilla scrive negli anni 50, destinata ai figli, ma che venne ritrovata solo dopo la sua morte, e alcuni documenti sempre provenienti dall'archivio di Giorgio Agosti, che venne versato nel 94 da Nini, da Paola e da Aldo all'istituto, e da cui viene tratta la maggior parte delle lettere. Ecco, quindi questo filo è una parte quindi di un rapporto che si crea nel tempo e che può essere letto con diverse chiavi di lettura. È un rapporto, la prima lettera, ripeto, è del 29 aprile 45. Il cara signora Lucilla, con le S maiuscola di rispetto, e per molto tempo Giorgio scriverà con la maiuscola del lei di rispetto, e soltanto si passerà al tu molto tardi, soltanto il 25, nella lettera del 25 novembre 48, dove Giorgio Agosti con Lucilla passerà direttamente al tu. Le chiavi di lettura, vado abbastanza veloce perché i tempi sono abbastanza stretti. Si potrebbe ricavare, cioè le lettere sono colme di un'aneddotica a volte anche divertente. Ne cito soltanto una perché mi sembra particolarmente divertente. Siamo nel 25 febbraio del 46, quindi pochi mesi, neanche un anno dopo la conclusione della guerra. Giorgio invia a Lucilla dello zucchero e della polvere d'uovo che gli americani distribuivano in quel momento. E Giorgio scrive: le diverterà sapere che lo zucchero è niente meno che un regalo personale del Papa. Il Santo Padre ha avuto il gentile pensiero di distribuire un certo numero di quintali di zucchero fra tutti gli agenti e i funzionari di polizia. Il pacchetto che le mando, con la L sempre di rispetto, costituisce appunto la mia assegnazione, e mi piace l'idea del sacrilegio che commetto destinandolo a bambini eretici. E quindi questo, cito questo perché mi pare un che rispecchi anche molto della personalità di Giorgio, no? Poi ci sono altri commenti molto icastici, ne cito solo uno, avendo di fronte Paolo, il nostro presidente Paolo Borgna, quando nel 24 dicembre del 45, Agosti, e quest'ora, descrive in modo disincantato la sua carica e dice, vabbè, mi tocca
a farmi attaccare dai miei colleghi qualunquisti, non creda mai né all'intelligenza né soprattutto all'indipendenza della magistratura. I magistrati sono la peggiore genia di piccoli borghesi falliti. E questo mi pare un ecco, detto questo, qui siamo un po' nell'aneddotica, ma vorrei però indicare alcune chiavi di lettura, alcune le avevi indicate Giovanni nella prefazione, poi il volume ebbe una seconda edizione 10 anni dopo per Volati Boringhieri nel 98, scusate nel 2008, questa è la prima edizione e di quegli anni. Quindi questo percorso per cui questa amicizia si costruisce, ma si costruisce su una base che Giovanni aveva individuato bene, che è il ricordo dei caduti. Ci sono due momenti che mi sembrano, due lettere che mi sembrano estremamente importanti, ne cito solo alcune parti brevemente, anche se sono scritte a 20 anni di distanza più o meno. Una è una lettera di Lucilla del febbraio, scusate, del gennaio 1946, dove riceve il numero del quaderno GL dove si parlava di suo marito. Teniamo conto che nelle lettere di Lucilla il nome di Willy Jervis compare solo 2 volte e non di più. E dice, e con una certa emozione che si legge oggi alla luce del giorno, quello di cui si poteva soltanto parlare di nascosto, e penso molto spesso che Willy non ha proprio potuto vedere niente di tutto quello che si è fatto. In fondo non ha avuto altra soddisfazione che quella di lottare in vista di un avvenire di cui è sempre stato certo. Tutto questo mi sembra a volte molto lontano e vicinissimo, ma sempre come facente parte di un altro mondo. E mi sembra persino impossibile vivere ora una vita così diversa e così dura, a cui duro non poca fatica ad abituarmi. Non è che non stia bene qui a Firenze e che le giornate non passino presto, ma il senso di vuoto non può colmarsi. Fa riscontro 20 anni dopo, però quasi 20 anni dopo, la lettera di Giorgio Agosti, che è del 30 giugno 62 a Lucilla, dove, che è una lettera nota, questa ne cito solo anche qui qualche parte, per anni non ho potuto liberarmi da un rimorso che ancora adesso a tratti mi assale dolorosamente, il rimorso di aver spinto ad azioni pericolose tanti cari amici che vi hanno lasciato la vita, mentre io sono giunto miracolosamente salvo alla fine. Ecco, mi sembrano questi due elementi, gli elementi chiave per una lettura e il percorrere queste 22 lettere. Ed è il fondo che in qualche modo percorre proprio questo filo tenace, per riprendere il titolo di Ersilia, che continua. Non sto a citare altre cose che sono già state dette rispetto appunto alla memoria della resistenza, alla costruzione di un momento, di una costruzione di un vero e proprio mito, come Agosti cita in una lettera molto nota, ma ecco, vorrei citare altri due momenti, due altre chiavi di lettura. Una può essere una lettura, come dire, di genere, no? Quindi il rapporto tra, in quel periodo, quindi siamo sempre dal 45-48, tra un'amicizia che si costruisce sulle basi che dicevo prima, tra un uomo e una donna. E qui ci sono delle parti, direi, interessanti. C'è una lettera del marzo 46, dove Agosti, rispondendo ad una lettera di Cilla dove si sentiva, dice, ma io mi sento inadeguata nel parlare con lei, naturalmente, perché lei sa tante cose, io sono meno,
E Agosti risponde però con una lettera, secondo me, esemplare da questo punto di vista, perché dice, però dice, vabbè, ha dei momenti anche, se vogliamo, dei giudizi, dice, beh, e ci sono delle donne che parlano sempre, e cita Frida Malan e Silvia Pons, mentre dice lei, Lucilla, ha la capacità di ascoltare. Ed è una capacità, dice, tipicamente femminile, cita anche degli episodi domestici, che dice io con Aldo non sono capace ad ascoltarlo. Parlo, gli dico delle cose, ma con sua madre è un altro rapporto. E quindi questo potrebbe essere uno delle chiavi di lettura anche per attraversare questo carteggio, insomma. Un altro punto, e poi chiudo con questo, e qui devo anche qui sciogliere un debito di riconoscenza con Gianni Perona, che nel 98 pubblicò una recensione a questa prima edizione del volume, con delle osservazioni anche molto acute rispetto a anche alle datazioni di alcune lettere che poi di cui ho fatto tesoro poi nella seconda edizione. Ma quello che mi interessa sottolineare è un ricordo e quanto Gianni Perona scrive a proposito di Lucilla, per mettere in evidenza questo interlocutore di Agosti, no? Questa interlocutrice di Agosti. Coglie un aspetto che nel carteggio rimane sotto traccia. Faccio solo un esempio per essere più chiaro, sempre in quella lettera del Papa, Agosti manda a Lucilla un numero del Politecnico, se lo riceve in omaggio glielo mando, e l'espressione che usa merita di essere citata perché è brevissima. E adesso devo ritrovare la lettera del Papa, e sostanzialmente dice: beh, le mando questo nuovo giornale uscito, è roba comunista, dice, non è di grande valore, vale poco, ma c'è qualche articolo interessante che magari può interessare anche suo padre. La risposta di Lucilla invece è molto entusiasta, dice: oh no, il giornale è bellissimo. Dice, qui a Firenze c'è un grande movimento di sinistra, quindi, e qui si crea in qualche modo una divaricazione che Gianni coglie perfettamente sulla, anche poi intervistando Lucilla nel 1984 nella trasmissione Rai che fece con Bruno Gambarotta, e dice, scoprì più tardi che era connessa a quell'esperienza, a quello che Lucilla diceva, dice, ma noi eravamo dei dilettanti come GL, mentre i comunisti la cospirazione la sapevano fare, la viva simpatia che dimostrava per i comunisti, e forse avrei già potuto cogliere un indizio di polemica con il radicatissimo anticomunismo azionista. E conclude, e proprio vorrei chiudere con queste parole di Gianni, che mi sembrano estremamente interessanti, proprio per la figura di Lucilla, e quando nell'intervista che fece a Lucilla nell'84 il nome di Willy non venne mai pronunciato, e Gianni disse noi lo in qualche modo l'abbiamo introdotto cogliendo quasi un suo soffio, e dice, questa è l'ultima memoria che servo di lei, sola nella casa di Torre, autorevole riferimento per i giovani valdesi di sinistra, combattiva, critica di un'esperienza che le appariva sbagliata, e insieme ancora incapace dopo 40 anni di evocare ad alta voce per gli estranei lo sposo che era stato per lei anche un amico, protagonista di un gioco in cui lui e lei avevano perduto tutto. Che cosa fosse, le fosse veramente accaduto nel 1944, mentre cercava di essere brava per i figli, credo di non averlo compreso mai appieno. E credo che questa osservazione di Gianni Perona sia una chiave
ulteriore per comprendere quel carteggio. Grazie. Allora, c'è la seconda parte che poi è contenuta, però farei un intervallo di 10 minuti. Poi c'è il... L'anno scorso terminavo i saluti tradizionali della Fondazione di Marzo Porge a questi lavori, comunicando che la Fondazione aveva deciso di dare le stampe, sotto la stessa regia di Chiara Comodini, una nuova edizione, arricchita e ampliata, del volumetto Faustino Dalmasso, il democratico partigiano, uscito pochi anni dopo la sua morte, sempre a cura della Fondazione. Opera di cui aggiungevo sempre l'anno scorso, confido di potervi consegnare un esemplare in omaggio l'anno prossimo. L'anno prossimo è arrivato, ci siamo. Sono lieto che siamo stati in grado di onorare l'impegno preso e di consegnare a tutti quelli che lo desiderano un esemplare del libro. Anzi, chi Chiara li ha distribuiti prima, chi fosse arrivato dopo e desidera averlo, può chiedere a Chiara. Ringrazio nuovamente Chiara Colombini per il tempo e l'energia che vi ha profuso del tutto gratuitamente. Mi congratulo con lei per l'ottimo risultato conseguito. Il libro è bello fin dalla prima pagina di copertina, fin dalla foto che compare in copertina. Ringrazio anche tutti coloro che hanno arricchito l'opera, in particolare Giovanni De Luna per la sua brillante presentazione, Maria Di Massa per l'ammirevole. Ammirevole saggio che chiude il libro. Saggio che, come ho scritto nella breve presentazione, comparso sul libro stesso, più di tante parole mette bene in luce la stoffa di cui era fatto l'uomo e la sua statura. Cedo subito la parola a Gianluca Signelli e a Maria Di Massa Albovi, ai quali vorrei anche chiedere se credono di poter attualizzare un momentino gli studi che hanno compiuto e se credono di poter dire sulla conoscenza acquisita del personaggio che viene presentato in questo libro, perché no, dei suoi compagni di lotta partigiana, quale sarebbe oggi la sua e quale sarebbe oggi la loro posizione circa la guerra in atto fra Russia e Ucraina. In particolare circa il dibattito che ci coinvolge in questi giorni sulla fornitura di armi e il valore di questa fornitura di armi rispetto alla pace e per tutti gli altri. Parola. Grazie, grazie, buonasera e grazie di avermi invitato a questa edizione dei Cantieri, che veramente si porta sempre molto volentieri, questa volta per presentare questo bel libro, che è molto interessante, molto già di suo attuale, perché la figura di Faustino Dalmasso emerge con grande forza da queste pagine, dalle testimonianze, dei contributi di chi l'ha conosciuto, di chi ha lavorato con lui, dalle sue stesse parole, che sono inserite qua in questo volume. E, sicuramente i temi che possono emergere dalla lettura di questo volume sono molti, alcuni di carattere storico, legato alla sua figura, legati alla sua opera di partigiano, di sostenitore della resistenza dopo la guerra. Questo è un aspetto che mi ha sempre colpito moltissimo della cultura azionista e giallista. L'impegno a mantenere non la memoria della resistenza in termini di celebrazione, ma in termini di
di tensione morale come impegno che si trasforma nel tempo e nei contesti, quindi trasferimento di quello che sono i valori della resistenza poi nella vita civile, nella vita politica. E dai saggi di questo libro emerge che nell'opera di Partigiano, di Costino del Mazzo, già ci sono tutti gli elementi di quello che poi sarà il suo impegno successivo come avvocato e come animatore comunque di un dibattito costante sulla eredità della resistenza. Propongo alcuni temi, direi alcuni aspetti su cui possiamo dialogare, così possiamo immediatamente anche condividerli con Maria e sentire uno scambio, diciamo, di osservazioni, di idee. Partirei anzitutto da dire che in questi saggi raccolti c'è un ritratto che fa di Faustino dal Mazzo, Paccarino, e in questo ritratto, in questa ricostruzione anche della sua vicenda proprio partigiana, emerge con grande forza la personalità di questa figura. La cosa che mi ha colpito è, cito proprio da una delle pagine di questo intervento, è la dedizione e intelligenza con cui si dedicava alla sua missione di partigiano, fatta di iniziativa e di prudenza. Cioè, fin dal primo momento, come partigiano, si fa carico di scelte importanti, di scelte anche difficili, per esempio quella di mantenere fin da subito la dimensione della lotta partigiana in pianura, che era decisamente difficile sotto tutti gli aspetti, ben consapevole della interdipendenza con la lotta in montagna. I suoi compagni di partigianato, fin dal primo momento, per esempio Muto Revelli, scelsero poi la via della montagna, ma Faustino del Mazzo fin dal primo momento fu consapevole della necessità di creare una forte base di resistenza in pianura, che ovviamente però dalla sua prospettiva, come viene ben ricostruito da diversi saggi qui, comportava anche una difficoltà nel costruire lo spirito, diciamo, di condivisione, lo spirito di banda, come in realtà in montagna era più semplice, per il semplice fatto che c'era una coesistenza più costante e una condivisione di un ambiente in cui il gruppo poteva consolidarsi molto meglio che in pianura. Adesso io faccio qualche salto un po' anche indietro, perché una cosa è seguire la vicenda cronologicamente, quindi dal partigianato in poi, una cosa è seguire l'ordine di questi saggi. Io penso che si possono mescolare un po' le due cose, così ci scambiamo questi punti di riflessione. A pagina 10, in questa prefazione di De Luna, ho letto, mi ha colpito moltissimo, la definizione di imperativo categorico. Cioè, De Luna cita due punti in cui, nel dopoguerra, Faustino del Mazzo disse che la democrazia non si ricostruisce se non con la democrazia, e laddove c'è la lotta per la democrazia, là c'è la resistenza. Ecco, questo imperativo categorico viene trasferito in quello che sono le battaglie civili, politiche e anche giudiziarie nel dopoguerra, soprattutto per contrastare la legittimazione del movimento sociale italiano. E questo è un punto fondamentale, un punto che lo accomuna anche a molti altri antifascisti. Su questo aspetto spende delle parole importanti nel saggio per cui inserito Alessandro Galante Garrone, dove si legge appunto che il movimento sociale italiano, il nuovo fascismo, la Costituzione lo vieta. E questo è un fatto infatti scandaloso, dove parla appunto di volontà politica tesa a ottenere l'eliminazione della causa illecita, cioè lo scioglimento dell'NSI, come di qualsiasi altro movimento fascista. Ma aggiunge ancora che Faustino del Mazzo diceva: basta con questa farsa dell'NSI che è fuori legge ma che nessuno tocca, chiunque lo tolleri, chiunque se ne serva in un modo o nell'altro,
va contro la Costituzione, nessuno può violare la legge. E questo secondo me è un aspetto molto importante, perché è proprio uno degli aspetti dove si condensa quell'idea della resistenza continua, della resistenza a oltranza, con altri mezzi, non più i mezzi della lotta armata, perché è finita la guerra, è finito quel contesto, ma trasferire questo su una costruzione appunto di una lotta civile politica. Allora, io innanzitutto vorrei chiedere a Maria, questa dimensione della lotta come avvocato, quindi tramite l'applicazione delle leggi della giustizia, come si configura in questo caso qui e in altri casi appunto di vicende giudiziarie legate per esempio soprattutto al processo Piper nella biografia successiva alla guerra di Giorgio del Mazzo. Grazie Gianluca, mi sentite? Mi sentite? Sì. Vabbè, innanzitutto due parole solo di ringraziamento alla Fondazione Dal Mazzo per aver avuto questa iniziativa della riedizione di questo libro, che in realtà è un libro collettivo. Ok, è un libro collettivo, diciamo, per contributi successivi nel tempo. Abbiamo un nucleo originario della prima edizione che era del 95, mi pare, a cui si sono aggiunti fondamentalmente due filoni, ecco, di contributi nuovi. Da un lato una maggiore presenza della scrittura e degli scritti di Faustino Dal Mazzo, quindi non solo la celebrazione ma anche la sua opera è stata, diciamo, messa in luce. Quello che è stato chiesto a me, e mi riallaccio subito alla domanda che mi hai fatto, è stato quello di visionare, studiare un fondo di cui io conoscevo solo vagamente l'esistenza, ma che è stata per me una grande scoperta. È un fondo che ho amato molto, ecco perché il mio intervento è prevalentemente amorevole, perché io ho davvero amato questo fondo, perché è un esempio più unico che raro, diciamo, se ne contano pochi, almeno a me noti, di archivi storici e giuridici della avvocatura, che sono ben diversi dagli archivi dei tribunali, perché noi non troviamo in questo fondo soltanto le carte giudiziarie, certamente le troviamo. Ma noi troviamo, e in questo mi riallaccio tutta la giornata, mi sono ritrovata moltissimo nella giornata di oggi, se vogliamo è un caso, ma forse neanche poi tanto, la cosa più importante in questo fondo sono i carteggi. Tutto quello che nei fascicoli processuali non entrano ovviamente. I carteggi a molti livelli, i carteggi con i compagni della Resistenza che si riuniscono e formano una commissione presieduta da Danuto Revelli nel 1964 per preparare e predisporre le carte da mandare in Germania per far processare Joachim Piper per la strage di Bovest del 19 settembre del 43. Ma è anche il carteggio fra avvocati, il collegio difensivo. Fu un lavoro collettivo, non soltanto Faustino Dal Mazzo che ne era il dominus, l'anima soprattutto, ma anche altri avvocati che si muovevano, diciamo, tra Torino e Cuneo, e l'avvocato Dino Giacosa, l'avvocato Paolo Frau, l'avvocato Antonio Sartoris. Mi fa piacere ricordare che si mise in piedi per la prima volta, io credo, in Italia, con una modernità eccezionale, un anticipo di almeno 30 anni su quello che poi noi abbiamo visto negli anni 90, una vera e propria opera collettiva per quanto concerne il recupero delle prove e un'azione collettiva e collegiale dell'avvocatura che ovviamente si rifaceva all'esperienza fondante della Resistenza e della militanza in GL. E poi l'altro livello è quello della corrispondenza internazionale europea, quindi parteciparono a questa azione anche avvocati tedeschi, associazioni delle vittime del nazismo in Germania. E poi la corrispondenza con la magistratura tedesca, la quale applicava e credo applichi tuttora un codice molto diverso da quello che avevamo noi in Italia, laddove noi avevamo un'istruttoria coperta integralmente dalla segretezza e dalla mancanza di interazioni tra il difensore e l'autorità giudiziaria, troviamo invece una magistratura
almeno formalmente aperta all'interlocuzione con i denuncianti e con gli avvocati. Di fatto non sarà una magistratura aperta, ma nella forma lo sarà. Per rispondere alla tua domanda, cosa c'è dell'esperienza partigiana in quello che ho visto in questo fondo? C'è tutto, c'è tutto. L'esperienza partigiana è per Dalmazio, abbiamo sentito anche per le altri esponenti di Giustizia e Libertà, un'esperienza fondante e fondamentalmente quell'esperienza, una nascita o rinascita, se vogliamo, civile, un'esperienza irreversibile. Fin tanto che si è in vita, la nascita è un'esperienza irreversibile. Ecco perché quelle istanze pervadono tutta l'attività di Faustino Dalmazio. Nella professione lui immette quei principi che ha appreso durante la militanza nella Resistenza e nel confrontarsi con i suoi ex, diciamo, compagni di Resistenza, uniti però in una nuova Resistenza a metà degli anni 60, lui trasmette e porta quella che invece è la moderazione, diciamo, e la prudenza dell'avvocato e anche il rispetto assoluto e totale per la legge, il dato normativo, la Costituzione innanzitutto, ma in generale tutte le leggi. E quindi lui lo dice apertamente, lo dirà apertamente alla fine degli anni 60, ripensando in carteggi che sono indicati, citati nel libro, ripensando a quell'esperienza del processo Piper, ma anche alle altre esperienze, insomma, che lui ebbe per difendere la Resistenza da quelli che poi furono gli attacchi che iniziarono ad arrivare proprio in quegli anni, come un continuum, non c'è una soluzione di continuità, è un'altra forma di Resistenza. Per cui direi che anche per quanto riguarda la questione dell'MSI che tu citavi, lui si conforma a un'idea sostanzialmente simile a quella che aveva Calamandrei, a quella che aveva Domenico Riccardo Peretti Griva, che ricordo essere stato un magistrato eccezionale, fu il presidente di Corte d'Appello del Tribunale di Torino e colui che fu chiamato dal CLN piemontese a dirigere le Corti Straordinarie d'Assise. Quindi un uomo che fece nel dopoguerra della risposta giudiziaria ai crimini di collaborazionismo e anche ai crimini fascisti un suo, come dire, elemento di interesse e di attività massima. Ecco, loro pensavano che l'MSI fosse fuori legge perché l'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione transitoria numero 12, quella che vieta la ricostituzione del partito fascista, fosse quella di vietarlo a prescindere dalla sua effettiva capacità di farsi forza, diciamo, di governo, forza in grado di ritornare ai vertici delle istituzioni. E diceva Dalmazio, viene citata forse proprio nel saggio di Galante Garrone, questa sua affermazione per cui lui fa questo esempio, dice: ma se noi abbiamo un caso di peste, no? Se uno è appestato, se c'è la peste che gira, ha importanza che sia uno, che siano 10, che siano 100 gli appestati, ne basta uno. Perché è quella possibilità di contagiare potenzialmente all'infinito che deve essere impedita e che la Costituzione voleva impedire. È chiaro che all'epoca, lui parlava appunto nell'anno della crisi Tamburoni, quindi ovviamente quando si ventilava la possibilità, e lì si ventilava solo la possibilità e la reazione fu una reazione così violenta e duro Dalmazio nell'affermare questo, però dobbiamo dire col senno di poi e anche in riferimento alle cose recenti che non era poi così assurdo immaginare che una certa indifferenza nei confronti di manifestazioni e richiami espliciti all'esperienza fascista avrebbero potuto forse un giorno essere ritenute normali o fondamentalmente accettabili al punto tale da rivedere ai vertici delle istituzioni personaggi che si rifanno in maniera esplicita a quell'esperienza storica. Mi fermo qui. Poi. Io ho menzionato questo caso particolare appunto della posizione netta di condanna dell'MSI e poi anche le cose che tu hai detto in questo momento su
la volontà di coinvolgere nel processo Piper le istituzioni giuridiche tedesche e la volontà di fare il processo in Germania. Questo è importante perché questo secondo me ci avvicina ulteriormente appunto all'attualità, così come è stato proposto all'inizio. E l'elemento che secondo me ci avvicina alla nostra attualità, al nostro presente, è proprio la vocazione europeista di questo personaggio. E questo è sottolineato, secondo me, emerge da quello che abbiamo detto, ed è in particolare in questo saggio qui sottolineato ancora una volta da quello che scrive su di lui Galante Garrone. Cito qui dalle pagine del suo saggio. Allora, Garrone menziona gli interventi anzitutto che Dalmazzo fece a favore della costruzione dell'autostrada del Sole, dicendo però che doveva essere inserita in un contesto più ampio, in un passante europeo, per evitare che diventasse una cattedrale nel deserto, qualcosa che ancora una volta rappresentasse quello che chiamava la piccola italietta megalomane provinciale che non è unita con il resto dell'Europa. E questa italietta megalomane provinciale per lui era la vera Italia dei fascisti. E continua ancora Galante Garrone su questo tema della aspirazione europeista, citando il saggio L'acqua va al mare. In questo saggio Dalmazzo si esprime esplicitamente e favorevolmente nei confronti di quello che Galante Garrone definisce un lontano miraggio degli Stati Uniti d'Europa. Questo secondo me è un lascito che deriva da una concezione della resistenza come fenomeno europeo, non semplicemente italiano. Cioè la resistenza antifascista non è una cosa soltanto italiana, perché, come è stato anche ricordato in altre sedi, il primo popolo ad aver subito l'occupazione nazista sono stati gli stessi tedeschi, così come gli italiani hanno subito il fascismo in casa, prima ancora che venisse fuori la guerra. La guerra appunto diventa la condizione per una resistenza armata, una declinazione della resistenza antifascista. E quindi scrive ancora Galante Garrone che il cuore del pensiero politico di Faustino, secondo lui, può essere compendiato con queste parole: la fedeltà attiva alla resistenza è una fedeltà che faceva tutt'uno col concetto che vi aveva della democrazia. Ancora una volta, non sono separabili, non sono scindibili le due dimensioni. E secondo me non è neanche casuale il fatto che, a differenza di altri partigiani con cui iniziò l'esperienza di lotta armata, uno fra questi è appunto Motore Velli, diversamente da loro, Faustino Dalmazzo arrivò alla scelta partigiana non come reazione ad una sconfitta militare semplicemente, senza un sostrato di consapevolezza antifascista. Faustino Dalmazzo arriva alla sua scelta partigiana già consapevole dell'antifascismo, già antifascista, già in possesso di una visione non completamente matura e completa, perché quella si sviluppa nel corso degli anni attraverso l'esperienza della lotta armata e anche attraverso l'ammissione della difficoltà di questa esperienza, perché dai suoi contributi qui raccolti emergono i momenti di sconforto, emergono i momenti di attrito anche tra le bande, le differenze di visioni, le gelosie, quindi non una resistenza monocromatica e monumentale, ma una resistenza, come si è detto anche oggi, fatta di uomini di varie estrazioni, di varie età, di varie, con motivazioni completamente diverse tra loro, con ideali differenti e con, diciamo, un fondo condiviso che è la volontà di liberare l'Italia dal fascismo, dai tedeschi, e di ricostituire il paese su nuove basi. Però al di là di questo, appunto, non è un punto di partenza ed emerge chiaramente appunto da quanto scrive Faustino nei suoi contributi sulla guerra. Su questa vocazione europeista,
Allora, ci hai detto già per quanto riguarda la sua attività di avvocato, nel caso Pider è evidente, no? E poi appunto emergono questi altri aspetti qui. Sue prese di posizione o sue ammissioni come visione politica attuabile nel dopoguerra, secondo te sono presenti in Faustino Dalmazzo, nel suo pensiero, emergono in che termini? Sì, soprattutto, almeno per quello che è il fondo che ho consultato io, e soprattutto alla fine degli anni 60, che Faustino Dalmazzo si esprime con parole da una parte di comprensibile sconforto dopo quello che era capitato con il procedimento Piper. Ricordo, per chi non dovesse saperlo, che l'azione che fu portata avanti con grandissima perizia, la ricerca di documenti, la ricostruzione minuto per minuto della strage, la presentazione di lunghe liste testimoniali, alla fine non arrivò mai ad un processo, ma fu archiviata in istruttoria dopo ben 4 anni di, come dire, di inutile interazione con questa magistratura tedesca, in cui si era riposta inizialmente una certa fiducia, sempre abbastanza condizionata e non totale, e che invece dimostrò di ritenere attendibili soltanto i testimoni tedeschi, che poi null'altri erano se non i militari stessi che avevano compiuto la strage. Il fatto di non aver preso in considerazione invece per nulla le posizioni italiane, al punto tale che nessun magistrato tedesco venne mai in Italia né per vedere i luoghi della strage e tantomeno per parlare e ascoltare i testimoni, cosa inaudita persino per l'epoca, se pensiamo che in Germania negli anni 60, fine anni 50, anni 60, si erano già celebrati degli importanti processi per quanto riguarda le deportazioni, per quanto riguarda la strage degli ebrei e anche per alcune stragi compiute nell'est Europa, in Russia, in Polonia. Per cui il trattamento riservato alla prima strage di civili italiani portata all'attenzione della magistratura tedesca fu incomprensibile per certi aspetti, interpretabile col senno di poi da una totale mancanza di volontà da parte dei tedeschi di assumersi una qualsivoglia responsabilità per i fatti militari compiuti in Italia. Paradossalmente era più facile ammettere che ci fosse stato lo sterminio degli ebrei piuttosto che ammettere di essere venuti in un paese che era stato fino a poco tempo prima un alleato a compiere una strage dove tra l'altro erano stati trucidati anche 2 sacerdoti cattolici. L'avvocato che patrocinava la causa in Germania, che è Robert Kempner, che era stato l'unico avvocato tedesco a ricoprire un ruolo di accusa nei processi di Norimberga, spiegò questo accanimento, perché non si può definire diversamente, nei confronti dei civili di Boves, come un rifiuto in generale della società tedesca, non solo della magistratura, di fare i conti con un'azione che sarebbe apparsa ancora più ripugnante della strage degli ebrei o dell'uccisione di rabbini, per esempio, che era l'uccisione motivata di preti cattolici in un paese che era stato amico fino a poco tempo prima. Ecco, per cui le spiegazioni poi in ambito storiografico si sono ovviamente, sì, sostanzialmente hanno confermato questa teoria. Per parlare dell'europeismo, Dalmazzo ci credeva assolutamente nella necessità di un'Europa di popoli, però, di cittadini. Aveva una grandissima sfiducia nei partiti. Diciamo che se il Partito d'Azione non ebbe mai successo elettorale, e che quindi possiamo definire quell'istanza politicamente perdente, in realtà Dalmazzo credeva fondamentalmente che non fosse poi così perdente l'istanza azionista, nel momento in cui vedeva le istanze della resistenza sfumare nei partiti, diluirsi e diventare sempre più istanze autoreferenziali e fondamentalmente divisive, no? Quindi non aveva grande fiducia nei partiti italiani, neanche in quelli che erano stati l'anima, diciamo, del grande galassia della resistenza. Sperava nella possibilità di un riscatto civico,
su quelli che erano i principi dell'azionismo, vale a dire la finalità della giustizia e della libertà e la democrazia come metodo per raggiungere quelle finalità. E poi sì, il discorso della legalità anche internazionale sicuramente era già presente in Dalmazzo. Per cui su questo aspetto internazionale è stata fatta prima la domanda come sarebbe interpretata la situazione attuale. Io premetto che tendenzialmente io evito di attualizzare e anche di far parlare non posso sapere che cosa avrebbe detto Dalmazzo, nessuno di noi può saperlo. Però attraverso quello che è stato lo studio, che io ho potuto fare delle carte, posso dire che c'era un faro rispetto al quale non ci potevano essere tenebre che tenessero, e il faro è quello della giustizia. Esistono delle norme, norme costituzionali, norme internazionali, come interpretare la guerra in Russia non sarebbe stato un grande problema interpretativo per Dalmazzo e per qualunque altro giurista. Si parla di una guerra di aggressione internazionale, definizione questa, c'è un aggressore, c'è un aggredito. Dopodiché sugli sviluppi di questa guerra, che è una guerra, ribadisco, fra due nazioni sovrane, quindi è una vera e propria guerra di aggressione internazionale. Il precedente di questa guerra è la Seconda Guerra Mondiale, non è per esempio la guerra nei Balcani, quindi stiamo parlando di un ritorno ad una situazione europea che non credo che Dalmazzo potesse prefigurarsi, per quanto fosse pessimista sul futuro, e rispetto alla quale oggi sicuramente non potrebbe fare che fare quello che facciamo noi, e cioè prendere atto che esiste una situazione internazionale di questo genere, da un punto di vista giuridico illegittima per quanto riguarda l'azione compiuta dalla Russia, legittima per quanto riguarda il diritto internazionale e ovviamente la resistenza, che poi non è una resistenza in senso nostro, la resistenza di un esercito contro un altro esercito, anche nell'ambito di alleanze internazionali. Dopodiché sull'opportunità politica delle alleanze internazionali, io su questo sinceramente non saprei che cosa dire, mi sembrerebbe di andare un po' troppo oltre. Quello che posso dire è che sicuramente l'Europa che immaginava Dalmazzo forse non era estesa anche a tutti questi paesi dell'est. Si sarebbe interrogato sul livello di democrazia dei paesi che fanno parte della e non avrebbe trovato sorprendente, e questo credo che si possa invece dire, il contemporaneo ritorno in Europa di guerre tra stati sovrani e l'ascesa delle destre sovraniste. Io non credo che l'avrebbe trovata una combinazione più di tanto casuale, ecco, quindi, da questo punto di vista. Un'ascesa in Italia, insomma, era anche abbastanza prevedibile. Ma non solo in Italia, i sovranismi sono un problema in Europa già da molto tempo. Ma infatti, per rispondere appunto alla domanda iniziale, io sono d'accordo su questa posizione, cioè non tanto attualizzare il pensiero di un personaggio che si colloca in un preciso momento storico, in un preciso contesto, ma fare forse il procedimento opposto, cioè cercare di capire quanto di fruttuoso per il nostro tempo c'è in ciò che noi cediamo dal suo pensiero. E torno a ripetere ancora che questi passi citati qui, che posso leggere, uno come la democrazia non si costruisce che con la democrazia, questa non è una parola vuota, anch'essa ha i suoi strumenti e senza di essa isterilisce e muore. Questo è un passo che in realtà a mia memoria si lega ancora più indietro ad un pensiero addirittura di Francesco De Sanctis nella sua Costituzione napoletana del 1872, credo. Qualcuno lo corregge? In cui dice: abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, le nuove generazioni si trovano nelle mani dei grandi strumenti, qualcosa di eccezionale, ma se questi strumenti sono rotti, se questi strumenti che gli passiamo non sono utilizzabili, è meglio che li buttino via, dice. Piuttosto che utilizzarli male, piuttosto che corromperli, prima ancora che possano dare frutti. E
Questo secondo me è un filo rosso che emerge in maniera un po' carsica attraverso l'esperienza risorgimentale e oggi si è parlato appunto di quanto il risorgimento sia presente nella resistenza. E secondo me sono dei segni che arrivano ancora a noi oggi perché sono dei principi di dialogo etico e civile tra l'azione politica, il pensiero e la risoluzione diciamo di pratiche sostenibili per la costruzione di una società giusta. Quando Faustino Del Mazzo dice che c'è un'altra vecchia regola democratica, cioè che una politica nuova non può essere impersonata dagli stessi uomini che hanno impersonato la vecchia, questo è un problema annoso, un problema che va ben al di là del dopoguerra italiano della resistenza. Il fallimento della resistenza, chiamiamolo così, visto polemicamente e anche con una certa tristezza da molti rappresentanti del Partito d'Azione dopo la guerra, era un fatto abbastanza diffuso, comune, dal pericolo della desistenza di cui parlava Calamandrei, un dibattito diffuso tra Agosti, Galante Garrone, Rebelli, tutti cercavano di capire perché dopo la Seconda Guerra Mondiale la Democrazia Cristiana fosse diventata il partito egemone in Italia, con questa deriva del fallimento dell'epurazione, della defascistizzazione. Trovare gli uomini vecchi, le figure vecchie, ma soprattutto i principi vecchi, le pratiche vecchie, nel tentativo di costruire politiche e società nuove. Questo è il problema su cui bisogna interrogarsi. Cioè, la guerra di oggi, giustamente, nasce da radici profonde di qualcosa che è stato mal costruito prima. L'annessione dell'Ucraina all'Unione Sovietica. Adesso non entrerò sicuramente nel merito di questo perché non sono neanche all'altezza di farlo, ma chiaramente è lì che uno deve andare ad interrogarsi sui perché e per come poi avvengono questi fenomeni in cui oggi ci troviamo, ma anche il rapporto che c'è tra l'Europa di oggi che cerca di essere unita e si capisce bene come e far fronte come unità, ma poi in ordine sparso si procede a risolvere questa emergenza, ma sotto cosa? Sotto quale cappello d'autorità? L'Europa? La NATO? È difficile questo da capire, ma tutte queste sono strutture che risalgono ad un contesto precedente. Allora, secondo me, più che chiedersi come un personaggio come Del Mazzo avrebbe potuto reagire alla situazione di oggi, abbiamo l'opportunità ed emerge anche da questo libro leggendo il pensiero di chi lo ha conosciuto, di chi ha lavorato con lui, di chi ha condiviso con lui l'esperienza della resistenza, abbiamo l'opportunità di trarre invece non degli insegnamenti, ma delle suggestioni, delle ispirazioni. Ecco, io questo trovo importante nel parlare del jihadismo. Non tanto una cultura imbalsamata che è chiusa, come diceva oggi, per l'una dentro un recinto che rischia di essere sempre più esclusivo, soprattutto rispetto a generazioni giovani, più giovani di noi, che magari faticano a capirlo perché faticano a capire il contesto in cui un ventenne poteva lanciarsi in un'impresa disperata, come andarsene in montagna quasi disarmare e fare la resistenza. Però quello era, perché io pure mi ricordo quando studiavo all'inizio, nei primi passi negli studi su Nudo Rebelli, una cosa che mi lasciò perplesso era riflettere sul fatto che a 23 anni avesse alle spalle la campagna di Russia come ufficiale ed era il comandante di una banda partigiana. Io dicevo, ma a 23 anni i miei problemi erano veramente fare l'esame all'università e non farsi bocciare, no? Cosa questo tipo qua. Diventa difficile quindi riuscire ad allacciare queste esperienze di vita, ma queste sono esperienze di vita che magari mutati smutanti potrebbero improvvisamente travolgere, perché oggi veramente la situazione internazionale è incerta e non si sa veramente cosa potrebbe accadere da un momento all'altro. L'ispirazione che si trae appunto da chi ha fatto una scelta magari partendo dall'ignoranza, dall'oscurità o da un'immane diseducazione civica e politica. E tuttavia ha fatto una scelta e l'ha fatta coerentemente fino in fondo. Ecco, questo emerge da qua, anche nei momenti di difficoltà della guerra partigiana di cui parla Del Mazzo, emerge poi la volontà
collettiva di risolvere e di superare queste difficoltà. A me ha colpito molto quando menziona gli attriti con la, con la seconda divisione GL che operava accanto a quella dove era lui, non di meno si batte perché arrivino i lanci, perché arrivino i soldi, perché arrivino tutto quello di cui quella divisione ha bisogno per battersi e per vincere la guerra. E questo è un concetto, come dire, di lealtà che va al di là del personale, no? Va al di là del riconoscimento di sé e del proprio. Cioè, tutto deve fluire in quello che appunto diceva prima Maria, cioè l'Europa dei popoli, la guerra di resistenza, il suo obiettivo sarà un obiettivo collettivo per tutti quelli che vogliono liberarsi dalla tirannia. E poi è chiaro, non c'è soltanto questo in questo libro, ci sono anche altri contributi di altro tono, ricordo dei nipoti, ricordo di chi ha lavorato con lui, ricordo di chi ha visto Faustino Dalmazzo come uno dei padri fondatori dell'Istituto della Storia della Resistenza a Cuneo, insieme con molti altri personaggi antifascisti di spicco della città. Quindi io direi un personaggio che viene restituito sotto molti aspetti, storici, politici, personali, come amico, come partigiano, come maestro, come ispiratore. Anche Calandri scrive simpaticamente che ricorda quando lui da giovane, militante di lotta continua, guardava questi jihadisti come un po' dei piccolo borghesi, dei borghesi, dei conservatori, insomma. Sì, sicuramente partigiani e tutto, ma non allineati con la loro idea. Nonostante questo, scrive, ed è molto simpatico questo, in chiusura del suo contributo, dice: noi giovinastri di lotta continua, che l'avevamo battezzato con un po' di sufficienza borghesi democratici, quegli uomini della sentinella, finimmo per ammettere che ci avevano, nelle nostre infinite intemperanze, garantito la libertà. E non è poca cosa, insomma. Quindi, ripeto, è un libro da cui si impara, e il libro da cui si impara secondo me è sempre quello più bello. E io mi fermo qua e lascio la parola. Sì, nei carteggi di cui parlavo prima, del fondo che è conservato a Cuneo, il fondo Caso Piper, emergono questi rapporti anche problematici all'interno della commissione Piper, perché l'impostazione di Faustino Dalmazzo, che è un'impostazione molto seria, rigorosa, tesa al risultato nella causa, non era gradita da tutti, era stimato da tutti, ma ovviamente lui imponeva una disciplina che forse era difficile da comprendere, stando al di fuori di quella che era invece la responsabilità che lui si era assunto, e cioè di accreditarsi di fronte a questa magistratura con il rigore delle prove, con il rigore dei fatti, cosa che alla fine non è servita a scalfire quel muro, perché si è alzato un muro tra i denuncianti e la magistratura tedesca. Ma tutto questo impianto, diciamo, di prove raccolte oggi costituisce la storia che questa comunità ha scritto, la propria storia, la storia che hanno scritto fondamentalmente da soli, facendo una ricerca che avrebbe dovuto fare la magistratura, che la magistratura non ha fatto né in Germania né in Italia. La commissione Piper si è fondamentalmente sostituita in questa ricerca di verità, anche giudiziaria, perché le prove poi sono state trovate, ad una magistratura che all'epoca non aveva mosso un dito per impostare un processo Piper in Italia, cosa che ricordo era possibilissima, non ci sarebbe stata neanche la necessità di una denuncia. La magistratura, sia ordinaria che militare, trattarono in qualche modo indirettamente il caso Piper, perché a Cuneo fu disposta una rogatoria, vale a dire i magistrati tedeschi, che non vollero mai incontrare i denuncianti italiani, delegarono il pretore di Cuneo a sentire un piccolo numero di testimoni, e la stessa magistratura militare fu investita dalla procura di Cuneo nel senso di spronarla in qualche modo ad avviare eventualmente un procedimento.
Non si è fatto il processo né in Italia né in Germania. Questa comunità ha però scritto la propria storia. Questa è una cosa unica in Italia. Le altre comunità che hanno scritto la propria storia l'hanno fatto negli anni 90. L'hanno fatto quando si è aperto l'armadio della vergogna, si sono aperti i processi, si sono ricostruiti in quei processi anche le storie individuali e collettive di quelle comunità, però possiamo dire che i cuneesi lo hanno fatto da soli, di propria iniziativa, e questa è, a mio giudizio, forse di tutto quanto la principale lascito di quello straordinario lavoro. Poi da un punto di vista invece dal mazzo avvocato, io che sono appunto avvocato, non sono una storica, sono una studiosa di giustizia, ma sono un avvocato nella vita. È eccezionale la figura di Faustino Dal Mazzo, cioè di un avvocato che tra l'altro aveva la ritrosia di non apparire mai, di non sfruttare mai questo importante processo come anche gli altri per scopi privati, che aveva una etica elevatissima nel trattare i fatti e anche di rispetto verso gli accusati. Fu proprio Faustino Dal Mazzo a dire subito alla commissione che lui avrebbe sottoscritto una denuncia solo di fatti provati. Meglio dire meno che dire troppo. Ecco, era la sua cifra, come dire, di rispetto delle regole processuali, anche delle garanzie, nonostante la caratura chiaramente criminale di questo personaggio, che ricordo era tra l'altro un soggetto già condannato da un tribunale militare per la strage di prigionieri di guerra inglesi a Malmedy, per cui era un pregiudicato, era un soggetto che aveva commesso eccidi in Russia, in Polonia, in tante altre parti d'Europa, per cui anche nei confronti di questo imputato, però, lo stesso Dal Mazzo e il collegio difensivo usarono, anche nei suoi confronti, usarono quelle che sono le garanzie di civiltà, e questo fa di questo processo, per quanto chiuso in istruttoria, un processo fondamentalmente moderno, che ha poco a che fare con i processi dell'immediato dopoguerra, dove invece l'istanza politica e, diciamo così, anche di rivalsa giudiziaria era preponderante. In questo loro hanno anticipato, per loro intendo la commissione Piper e i difensori e anche la cittadinanza, ci fu una partecipazione attiva degli enti locali, dei cittadini. Lo stesso Calandri, che tu ricordavi, era un giovane che andava in giro a cercare testimoni, no? A interrogarli, dopodiché Dal Mazzo gli cassava come dire, i verbali troppo lunghi per ricondurli all'utilizzo processuale, un po' anche per questo, ecco, magari c'era un certo così, magari una certa critica, ecco, nei confronti di questo rigore. Però dico, questa cosa qua è stata fatta da una popolazione che si è presa 30 anni di anticipo, ha precorso i tempi, non li ha attesi, e questo vi dà il senso della forza di una generazione, di una comunità. Dal Mazzo ne è stato in questo caso sicuramente l'anima ispiratrice e il vero artefice di questa impresa. La chiama impresa, mi pare Giovanni De Luna nella sua introduzione, fu un'impresa vittoriosa da questo punto di vista. La sconfitta deve essere sempre valutata in maniera ampia. Grazie. Grazie.